Per chi non mi conoscesse, mi presento, sono la professoressa Borini Stefania, sono la vicepreside. Riporto innanzitutto i saluti della dirigente scolastica, la professoressa Isabella Fedosti, che per un contrattempo non è potuta essere qui oggi, ma che ci teneva comunque a ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata. È la 22esima edizione della giornata Bassani, quindi una tradizione per il nostro liceo che rappresenta davvero un elemento della sua identità e anche del suo spirito culturale e formativo. Credo che i lavori che sono in programma oggi siano veramente significativi del tipo di approccio che questa giornata, ma anche il lavoro che viene svolto dai docenti in classe, rappresenta. Valore della memoria, studio e approfondimento dei testi e delle fonti. Credo che questi siano i pilastri che da sempre caratterizzano la giornata Bassani. Quest'anno il testo che viene scandagliato di più degli altri è la passeggiata prima di cena. La prima parte della giornata di oggi è dedicata proprio al lavoro delle classi. Vorrei citarle tutte perché so che poi ci sarà un presentatore, un bravo presentatore che presenterà, però ci tengo a citarle tutte. C'è il lavoro della classe prima Y, coordinata dalla professoressa Paola Cazzola e dalla professoressa Maria Cristina Meschiari. C'è la classe seconda F, coordinata dai professori Guido Antonioli e Laura Comparato. La classe terza X, che ha lavorato con la professoressa Giori, che ha coinvolto anche la classe quinta T. Mi piace vedere che queste classi sono classi sia del biennio sia del triennio e di tanti indirizzi diversi. Questo rappresenta davvero lo spirito della scuola e credo che far parlare i lavori dei ragazzi sia l'obiettivo, uno degli obiettivi più importanti, perché con il loro sguardo giovane e anche molto creativo, perché ho già intravisto che ci sono lavori di grande creatività usando anche le nuove tecnologie, possono davvero continuare a leggere e a rileggere i testi di un passato che però ha ancora tanto da dire e tanto di attuale. Nella seconda parte della giornata invece ci sarà un approfondimento del professor Valerio Cappozzo, che io ringrazio sentitamente di aver accolto il nostro invito, dell'Università del Mississippi, e poi ci sarà l'intervento della professoressa Silvana Onofri, che ormai sapete è di casa qui da sempre, che anche lei approfondirà gli aspetti della vita quotidiana di Giorgio Bassani. A questa giornata, che come dire posticipa di un giorno la vera data della giornata Bassani, che sarebbe stata ieri, si aggiungerà anche la giornata di mercoledì 6 marzo, in cui la classe terza X sarà coinvolta nell'affrontare la ricerca delle radici di Giorgio Bassani, a cui poi seguirà una visita del cimitero ebraico. Quindi direi un programma estremamente ricco, spero interessante e anche stimolante. Per ultimo ci tengo a ringraziare la professoressa Silvana Onofri e la professoressa Monica Giori, che da anni coordinano tutte le attività a livello di istituto con una passione intramontabile, quindi grazie davvero per il loro impegno. Quindi, meritato applauso, anche perché coordinare le attività in una scuola così articolata e complessa non è sempre facile. Quindi direi che non mi resta altro che augurarvi una bella passeggiata in compagnia di Giorgio Bassani. Grazie a tutti.
Bene, io ho seguito un po' da fuori, dall'esterno, i lavori che avete fatto. Non aggiungo altre cose rispetto alla introduzione della vicepreside, che è stata esauriente al massimo, e vi auguro un buon lavoro e una buona presentazione. Buongiorno a tutti, benvenuti alla 22esima edizione della giornata Bassani del Liceo Ariosto, e anche quest'anno la giornata in onore del nostro illustre ex compagno di liceo prevede una parte di lavoro di approfondimento da parte degli studenti, come è stato detto, e il contributo di alcuni esperti esterni che hanno accolto gentilmente il nostro invito a partecipare, e quindi ci teniamo a ringraziarli per la loro disponibilità e cortesia. La prima classe a iniziare sarà la prima Y, coordinata dalle professoresse Cazzola e Meschiari, con l'introduzione e la proiezione del filmato L'amore è un'altra cosa, che è una rilettura della passeggiata prima di cena. Buongiorno a tutti, io sono Marcello Piva, un alunno della classe prima Y, e vi vogliamo presentare il nostro video per questa giornata. Abbiamo letto insieme alle professoresse di Geostoria e di Italiano la passeggiata prima di cena, dopodiché questo video che staremo per far vedere è il frutto delle nostre riflessioni. E niente, quindi vi auguro buona visione. Ancora oggi può succedere, frugando in certe bottegucce di Ferrara, di mettere le mani su cartoline vecchie di quasi un secolo. Sono vedute spesso ingiallite, macchiate, talvolta a dire il vero poco decifrabili. Una delle tante mostra Corso Giovecca, la principale arteria cittadina, come era allora, verso la fine dell'Ottocento. A destra, in ombra a guisa di quinta, si spalga lo sperone del teatro comunale. Mentre la luce, che è quella tipica di un dorato crepuscolo primaverino emiliano, converge interamente sul lato sinistro dell'immagine. Da questa parte le case sono basse, per lo più a un solo piano, con tetti ricoperti da grosse tegole brune. Alla base qualche piccolo negozio, una pizzicheria, l'altro in un carbonaio, una macelleria equina, eccetera. Tutta roba che nel 30, anno ottavo dell'era fascista, quando, pressoché di contro al teatro comunale, fu decisa la costruzione dell'enorme palazzo in candido travertino romano delle assicurazioni generali, venne rasa al suolo senza pietà. Comincia così la passeggiata prima di cena, la seconda storia raccontata da Giorgio Bassani nelle cinque storie ferraresi. Questo riferimento alla fotografia, che fissa una dimensione statica non solo i paesaggi di Ferrara del secolo precedente, ma rende misteriosa e ingannevolmente mimetica l'identità dei personaggi. Il racconto del 1945 è di taglio autobiografico. Il personaggio di Elia è stato ispirato alla figura del nonno materno di Bassani, Cesare Minerbi, primario dell'ospedale Sant'Anna per quasi 40 anni. Così lo commenta Bassani al padre in una lettera dal carcere nel 1943. Credo che il nonno Cesare abbia davvero scoperto il segreto dell'immortalità, che è quello di non lasciarsi raggiungere dalle emozioni, se non che a lui le emozioni danno noia e fastidio, e le evita accuratamente. Per noi, lui il padre, viceversa, le emozioni sono tutto. Noi, credo, teniamo dalla natura disgraziata dei poeti tutti senso e lotta. Il nonno di quella dei filosofi, che vivono nell'assenza, nel distacco, nella calma metafisica. Il racconto, dicevamo, inizia con uno sforzo di memoria dell'autore, attraverso la quale riesce a bloccare, in un momento puntiforme, la vita che si svolge sul corso, dal Gran Caffè Zappoli fino alla prospettiva, e a identificare la presenza di Gemma, appena una traccia sulla fotografia. Come scrive Bassani, la ragazza non era bella, con un viso insignificante, a cui non era consentito l'uso del velletto o della cipria, con occhi morati, l'espressione malinconica, capelli castani tirati indietro sulla nuca, una fronte massiccia da contadina, un corpo tozzo e un collo esile,
Gemma, apprendista infermiera presso l'ospedale Sant'Anna da nemmeno 3 mesi, al termine della sua giornata lavorativa nel tornare a casa, si abbandonava ai suoi sogni. Camminava senza vedere, quando, arrivata all'altezza della prospettiva, sentì una voce che le diceva: «Buonasera, signorina, permette che la accompagni?» A parlare era un giovanotto sui 30 anni, vestito di scuro, con due mani strette alle manopole di una pesante bicicletta Triumph. Il suo volto era immacciato con lenti cerchiate d'argento e baffi spioventi attorno alla bocca, non meno neri degli occhi. Seguitando a condurre la bicicletta a mano, l'accompagna verso la casa dei Lundi, che sorgeva sotto le mura urbane. A casa di Gemma, l'unica persona ad essersi accorta di questa preoccupazione tra la ragazza e il dottor Elia Corcos era Ausilia, la sorella maggiore, che di nascosto spiava i due ragazzi mentre tornavano a casa. Nel frattempo, la famiglia composta dal vecchio Blondi, 3 figlioli maschi e la madre, Dolores, erano occupati nel preparare la cena. Più passava il tempo e più l'immagine del corteggiatore di Gemma si arricchiva agli occhi di Ausilia e Dolores. Le sue intenzioni erano anche troppo chiare, concludeva Ausilia, rapita e indignata insieme, riferendo questi ultimi particolari. Possibile, comunque, che Gemma non si accorgesse del pericolo che correva? Possibile che non capisse che un signore come quello... Ma intanto chi era il signore e come si chiamava? In realtà non abbiamo nessun ritratto del dottor Elia Corcos all'età di 30 anni. Infatti l'unica fotografia conservata da Gemma sul comò di casa è andata persa dopo la deportazione del dottore e del figlio Jacopo. Sappiamo solo, come dicevano delusa e irritata Ausilia e sua madre, si trattava di un semplice dottorino, di quelli dell'ospedale. Una sera i due, invece di separarsi davanti alla casa, entrarono. Gemma davanti e Elia che la segue. Entrati nel tinello, il dottorino comincia a subire un vero e proprio interrogatorio da parte del capofamiglia. Nome, cognome, paternità, professione, persino l'indirizzo. La sua fu una dichiarazione anagrafica in piena regola. I 4 maschi di casa si resero però subito conto che tutto in lui lo diceva appartenente alla classe dei signori. Perciò fondamentalmente strano. A paragone di questa, ogni ulteriore considerazione, compresa quella che non fosse cattolico, bensì ebreo, anzi israelita, come lui stesso ebbe a precisare, era destinata per il momento a passare in seconda linea. Si sposarono e andarono a vivere in un primo momento dal padre di lui, vecchio mercante di grani Salomone Corcos in via Vittoria, dove nacquero Jacopo e Ruben, e solo dopo una 12 anni riuscirono a trasferirsi nella casa in via della Ghiara, zona della città lontana dal ghetto dove era nato, certo fortemente disapprovata dagli appartenenti alla comunità ebraica che lo giudicavano anche per aver sposato una guia. Queste critiche cominciarono ad affievolirsi quando Elia, a poco più di 40 anni, oltre che primario dell'ospedale Sant'Anna, reparto donne, era diventato medico personale e forse anche qualcosa di più della dama Constabili, la donna più chic di Ferrara. Che cosa importava dunque che lui personalmente uscisse da una famiglia meno che mediocre, figlio com'era di quel linetto di Salomone Corcos, di quel mercantuccio di scarsissimo rilievo, che nella sua vita non aveva fatto niente di buono, tranne che mettere al mondo 12 figli? Elia in realtà non era per niente legato alla sua origine ebraica, tanto da smettere di pagare la tassa annuale della comunità in quanto la coscienza non gli permetteva di fingere una fede di cui era privo anche se non si era opposta alla circoncisione dei figli. E anche quando nel 1904, a soli 5 anni, morì di meningite il figlio Ruben, fu stranamente Elia a insistere che il figlio venisse seppellito nella tomba vicino a Salomone, con il rituale più ortodosso. Questa fu l'unica volta in cui la moglie e la guia avesse tentato di ribellarsi. Infatti, dopo aver seguito il funerale da via Vittoria fino al cimitero israelitico di via Montebello, quando i becchini avevano finito di colmare la fossa, si era buttata sulla tomba gridando: «Mi voglio io!» Aiutata dalla sorella Ausilia, che cercava di aiutarla a rimettersi in piedi, ma d'altronde un Corcos certamente non poteva essere seppellito incertoso. Dopo il funerale si ritrovarono tutti sul pianerottolo del primo piano di casa e Ausilia si attardava sempre per girare da sola tutta casa, evitando la cantina e i granai sotto il tetto, camera dopo camera con una specie di strano amore verso gli oggetti, sfiorandoli con lo sguardo. Se il narratore all'inizio sembra esterno, soprattutto dal capitolo 5 assume la prospettiva di Ausilia, vera protagonista del racconto. Sarà infatti il pensiero di lei, filtrato dal narratore, ad accompagnare Elia fino alla fine, quando, ultra novantenne, verrà deportata a Fossoli.
Ausilia, inoltre, aveva preso le mansioni di domestica all'interno della casa della sorella. Spesso si perdeva a girare per le stanze e a guardare gli innumerevoli oggetti che le ingombravano. Girava sola, evitando il resto dei parenti, perché, come diceva, fra loro, Brondi e quella gente così chiusa e superba, da cui di solito ero trattata come ero trattata, nessun vero accordo, nessuna intesa che non fosse superficiale, sarebbero mai stati possibili. Ausilia, allora, inizia a pensare ad Elia e alla relazione che avesse con i membri della famiglia Brondi, confrontandola con quella sua con il padre di Elia, Salmone Korkos, da lei definito vedovo di moglie dopo essersi sposato 3 volte, con 12 figli, molto legato ad Elia, ebreo ma non praticante, l'uomo più mito al mondo, fedelissimo a Giuseppe Garibaldi. Con Gemma era sempre stato umano, gentile, pieno di attenzioni, e anche nei confronti di lei, quanta abilità aveva mostrato in ogni occasione, quanta cortesia. Infatti, quando passava il tempo nella sua stanza preferita della casa, anche dopo la morte di Gemma e la deportazione di Jacopo e Elia in Germania, sentendone l'odore, sembrava come se fosse ancora al mondo, e respirando in silenzio le sedesse accanto. Ausilia continuava a pensare che quello che c'era tra la sorella e Elia non era amore. L'amore era un'altra cosa, era qualcosa di crudele e di atroce, da spiare di lontano o da sognare a palpebre abbassate. E infatti il sentimento segreto che fin dal principio mi aveva tenuta legata ad Elia, tanto da costringermi per tutta la vita a una presenza continua, fatale, indispensabile, quel sentimento non era certo mai stato fonte della minima gioia. E infatti aveva tenuto segreto il sentimento che la teneva legata ad Elia, non si era mai espresso. Come ebbe modo di raccontarle lo stesso Elia, quella notte che si era fidanzato con Gemma, nell'agosto del 1888, tornato a casa, era passato davanti alla camera da letto del padre, indeciso se entrare o meno per informarlo, ma cambiò idea quando sentì la voce lamentosa del padre chiedere dove fosse stato. Allora in camera sua decise di mettersi senza indugio a studiare e diceva tra sé: la scienza, non era in fondo la scienza, la mia missione? Mentre continua a parlare, Ausilia si chiede se Elia veramente la veda veramente e nota l'espressione strana nei suoi occhi. Come se cose e persone le avesse guardate sempre così, dall'alto e in qualche modo fuori dal tempo. Elia rimane dunque un personaggio misterioso nella sua interiorità. Può essere visto come la rappresentazione del secolo nuovo, l'incarnazione di una figura del tempo moderno che procede senza rispetto verso la propria meta. Elia, il cui nome può essere ricondotto al greco antico Helios e al latino Helios, Io, Sol, Is, cioè all'astro solare, è una luce che brucia, è il progresso. A questa luce il narratore oppone tutte le penombre o le ore serali rievocate nel racconto. Da narratore moderno egli sa che la verità sul personaggio è scretolata attraverso una strategia costruttiva complessa, in un raffinato gioco intellettuale, ma anche in una forma di plurialismo della visione come solo Bassani riesce a fare. Che sono
prima Y e segue ora la seconda F, coordinata dalla prof. Antonioli e dalla prof. Comparato, con la figura di Cesare Minelli nei documenti e nelle memorie mondiali. Buongiorno a tutti, noi della classe seconda F dell'indirizzo Scienze Applicate, dopo aver letto e approfondito la passeggiata prima di cena, una delle storie ferraresi di Giorgio Bassani, ci siamo concentrati sul protagonista della storia ferrarese, appunto, ovvero su Elia Corcos, e abbiamo svolto un lavoro di ricerca, di raccolta e di esame della documentazione di archivio riguardante Cesare Minervi, nonno materno di Giorgio Bassani, e al quale appunto il personaggio protagonista della passeggiata prima di cena è ispirato. Le informazioni sono state ricavate da documenti conservati presso l'archivio del liceo, presso l'archivio storico comunale di Ferrara e presso l'Accademia delle Scienze. Altri documenti invece sono stati ricavati dal Fondo Marconi dell'Accademia dei Lincei di Roma. Un piccolo gruppo di studenti della nostra classe ha inoltre raccolto altre informazioni riguardanti Cesare Minervi contenute nelle memorie familiari, in particolare contenute nell'Anzulon di Jenny Bassani, sorella di Giorgio, contenute in Storia di una famiglia di Dora Liscia, nipote di Giorgio Bassani, e contenute in Di là dal cuore, Frammenti di una vita di Giorgio Bassani stesso. Da questo lavoro è nato il video che state per vedere, quindi non mi resta altro che augurarvi buona visione. Perché parlare oggi di Cesare Minervi? La ragione che ci ha portato ad indagare la sua vita e a cercare cosa sia rimasto di lui negli archivi e nelle memorie che lo riguardano risiede principalmente nel fatto che il personaggio di Elia Corcos, protagonista della passeggiata prima di cena, è liberamente ispirato proprio alla persona di Cesare Minervi, illustre medico ferrarese nonché scienziato, vissuto tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Non si deve tuttavia confondere la figura di Elia Corcos, personaggio del racconto bassaniano, con quella di Cesare Minervi, la persona realmente esistita, poiché nella narrativa persiste una libertà creativa che nella dimensione storica non c'è. Difatti il personaggio di Elia Corcos non coincide con la persona di Cesare Minervi, ma ha comunque in sé molte caratteristiche del personaggio storico. Tutto ciò è provato da quanto Bassani scrive nella sua opera Di là dal cuore, dove lo scrittore dichiara che Elia Corcos è in qualche modo un ritratto del suo nonno materno. Nell'archivio storico comunale di Ferrara è conservato un documento, il registro di popolazione numero 21, datato al 1860-1905, che alle pagine 8434 e 8435 ci riporta notizie del nucleo familiare di Salomone Minervi. Da questo documento viene infatti sapere che Salomone, nato a Ferrara l'8 agosto 1822, abitava in via della Vittoria al circo 4 e che fu negoziante e conseguente terriero di religione israelita. Dal medesimo documento apprendiamo che sapeva leggere e scrivere, come del resto anche gli altri membri del suo nucleo familiare, cosa non infrequente presso le famiglie ebree. Salomone si sposò 3 volte, la prima con Carin Grazia, dalla quale ebbe 6 figli. Giacomo, Gismondo, Ernesta, Felice, Chetta e Neiminia, Giudizio e Gabriella. La seconda con Gioconda Camaioli, dalla quale ebbe 4 figli, Cesare, Clara, Simone ed Erle, e la terza con Eugenia Camaioli, sorella di Gioconda, dalla quale ebbe 2 figli, Achille e Celio. Fu proprio in via Vittoria, nel ghetto, che nacque Cesare il 6 dicembre 1856. Dal medesimo registro di popolazione numero 21 apprendiamo che Cesare si trasferisce diverse volte nella sua giovinezza, pur restando sempre dentro le mura di Ferrara. Nel 1885 è in via Lipa Grande, poi nel 1889 in via del Carbone, nel 1893 in via della Paglia, per poi prendere casa definitivamente fuori dal ghetto, in via Ghiara 18, nel 1897. Fin da bambino, Minervi dimostra di avere una mente brillante ed acuta e si rivelerà un uomo estremamente eclettico, dai molteplici interessi, assai versatile. Amava leggere libri di teatro e letteratura e conosceva perfettamente il francese, il tedesco e l'inglese, anche se, a proposito di questa lingua, nelle memorie familiari della nipote Jenny Bassani si dice che l'aveva studiata da sé e che sapeva scrivere e capire, ma non pronunciare, tanto che la pronunciava come era scritta.
Sulla base degli studi di acustica da lui condotti, si evince inoltre che Minerbi conosceva molto bene anche la musica. E del resto, i libri da lui posseduti confluiti nella biblioteca di Giorgio Bassani, che sono arrivati sino a noi, ci restituiscono di Cesare Minerbi l'immagine di un uomo estremamente curioso ed interessato alle più diverse discipline. Tra questi, infatti, sono presenti opere di teatro come Jules, Juliette et Julienne, ou le Col du Sentiment et que le Mone Petit, Le Sauvage di Tristan Bernard, un'opera di Carlo Gozzi, o romanzi come L'Assommoir di Émile Zola, oppure ancora titoli storici in lingua originale come Goldsmith's History of Greece, Adrigged di Oliver Goldsmith, Histoire de la Révolution Française di Adolphe Thiers, The New and Revised Outline of History di Herbert George Wells. Si nota peraltro anche un suo interesse per i dizionari, sia di lingua italiana sia inglese, relativi alla definizione e alla pronuncia delle parole. Infatti, tra i suoi libri compaiono il famoso Nuovo Dizionario dei Sinonimi della Lingua Italiana di Niccolò Tommaseo e A Dictionary of the English Language di Noah Webster. Intanto, come si legge nel registro per il censimento degli ebrei del 1938, conservato sempre presso l'archivio storico comunale di Ferrara, l'8 marzo 1886 Cesare Minerbi aveva sposato Emma Marchi, una giovane di famiglia contadina. E nella passeggiata prima di cena Bassani racconta per l'appunto del famoso medico Elia Corpus, che sposa una ragazza di bassa estrazione sociale, di famiglia contadina. I due giovani sposi si alloggiarono da principio presso il padre di lui, il vecchio mercante di granaglie Salomone Corpus. La famiglia di Cesare Minerbi conferma una fotografia esposta oggi negli ambienti della Fondazione Bassani a Ferrara. Ma cosa sappiamo di Emma Marchi? Da documenti conservati presso l'archivio storico comunale di Ferrara apprendiamo che sapeva leggere e scrivere ed era di religione cattolica. Ma la frazione è quest'ultima riportata nel registro del censimento del 1931. Nel registro di popolazione numero 21, Emma Marchi viene registrata come massaia, ossia donna di casa, e nel registro del censimento del 1931 come attendente a casa, nonostante esercitasse la professione di infermiera presso l'ospedale Sant'Anna, luogo nel quale conobbe Cesare Minerbi. Nella passeggiata prima di cena di Gemma Blondi, Emma Marchi, vengono delineati anche i tratti del volto. Infatti, vi si legge: il viso di Gemma Blondi era un viso come ce n'è tanti, né brutto né bello, reso, se possibile, ancora più comune e insignificante dal fatto che alla ragazza del suo ceto, a quei tempi, non era permesso l'uso del rossetto, del belletto, della cipria. Per quanto riguarda la formazione di Minerbi, sappiamo che frequentò il liceo Ariosto quando qui si trovò ancora presso l'antica sede in via Borgoleoni. Presso l'archivio del liceo, oggi si conservano ancora ben tre registri che riportano il suo nome. Uno relativo all'anno scolastico 1870-71, che attesta la sua promozione dalla classe prima alla seconda liceo. Un altro, relativo all'anno scolastico 1871-72, che registra il passaggio dalla seconda classe del liceo al terzo liceo. Ed un ultimo, dell'anno scolastico 1872-73, relativo agli esami di licenza classica. Osservando la pagella di Cesare Minerbi, si può osservare che era particolarmente versato nelle materie umanistiche. Terminato il liceo, Minerbi comincia i suoi studi di medicina a Ferrara, come risulta dall'annuale della Libera Università di Ferrara, relativo all'anno 1874-75, dove viene citato tra gli studenti degni di menzione, in quanto, oltre al massimo di voti in uno o più esami, ottennero anche la lode. Ancora nel giugno del 1875, Cesare Minerbi viene citato nella rivista Vessillo Israelitico tra i rappresentanti del comitato degli studenti della Facoltà di Medicina dell'Università Libera di Ferrara, intervenuti ai festeggiamenti celebrati in occasione del quarto centenario dello stesso. Egli completò i suoi studi a Bologna, dove si laureò il 25 giugno 1879, con discussione della tesi su due casi di clinica chirurgica e una microscopia. Nel racconto La passeggiata prima di cena leggiamo inoltre che Elia Corpus era stato compagno di Università Bologna del famoso Murri. Ma da quanto scrive Sergio Minerbi nella sua monografia I Minerbi, dedicata alla famiglia ebraica ferrarese, Cesare non fu compagno di studi, bensì allievo preferito del Murri stesso. Due documenti depositati presso l'archivio storico comunale di Ferrara, datati 1 dicembre 1877 e l'altro gennaio del 1878, ci informano del fatto che nel frattempo Minerbi era stato riformato dalla commissione di leva. Relativamente all'attività professionale e alla vita pubblica di Minerbi, è necessario dire che egli si dedicò con fervore alla sua professione, diventando presto uno dei medici più stimati della sua città e della realtà ferrarese.
Il suo impegno per il benessere dei pazienti e per la ricerca lo portò a ottenere numerosi successi nel campo medico. Nella relazione medica sui vaiolosi curati all'Arcispedale di Sant'Anna e nel lazzaretto di Ferrara, redatto da Alessandro Bennatti in occasione della terribile epidemia di vaiolo che si protrasse da gennaio 1891 al gennaio dell'anno seguente, documento conservato presso l'archivio comunale di Ferrara, si ricorda l'opera prestata da Cesare Minervi come medico primario supplente dell'Arcispedale di Sant'Anna, che di buon grado ha esperito l'incarico di curare i poveri infermieri ricoverati ed ha pienamente corrisposto alla fiducia in lui posta. Ma il suo impegno non si limitò alla sfera medica. Minervi fu anche un fervente sostenitore della sua comunità ebraica e dedicò gran parte della sua vita a promuovere la cultura e la storia ebraica a Ferrara, come si ricorda nell'orazione funebre pronunciata in suo onore, conservata presso l'archivio dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, della quale fu membro a partire dal marzo del 1887 e sino al 1937, anno nel quale fu acclamato socio onorario dell'Assemblea Plenaria. Dal 1881 in poi produsse più di 100 pubblicazioni, tra le quali meritano di essere ricordate quella sulla cura della tisi dal nuovo punto di vista, nella quale si sottolinea come ogni uomo sia predisposto per vivere in un ben determinato clima, nel quale le sue funzioni si compiono meglio che in ogni altro, e quelle dedicate ai suoi studi di acustica diagnostica e all'utilizzo dei risonatori di Schefflin. Minervi studia l'acustica respiratoria e poi si focalizza sull'interpretazione dei fenomeni patologici. Analizza le vibrazioni acustiche da insufflazione e si concentra poi su ingegnosi apparecchi, con i quali riproduce il respiro tracheobronchiale. Il risultato dei suoi studi confluirà nell'opera che curerà assieme al figlio Giacomo, anche lui medico, i problemi principali di acustica, diagnostica generale, normale e tisiologica, studi clinico-sperimentali. Una copia di questa pubblicazione è conservata presso la Fondazione Bassani di Ferrara ed è corredata da disegni realizzati dalla mano dello stesso Minervi. Alcuni disegni di sua mano compaiono anche nelle pubblicazioni raccolte presso l'archivio dell'Accademia delle Scienze Ferrara. Si dice che nel compiere i suoi studi sulle vibrazioni acustiche, Minervi analizzasse insieme alla figlia, sul pianoforte domestico, le varie tonalità sonore. Cesare Minervi fu noto anche per la sua generosità e il suo spirito altruista. Nel 1881 risulta dal vestito israelitico che Minervi prestava gratuitamente la sua opera di medico presso l'asilo infantile Vittorio Emanuele e presso quello israelitico di Ferrara e che, nello stesso anno, era già in servizio come sostituto assistente presso l'ospedale della città. Sempre nell'anno accademico 1881-82 ebbe un incarico di insegnamento presso l'Università di Ferrara nella Facoltà di Medicina. Nel 1908 fu nominato Cavaliere della Corona d'Italia. Nel 1917 e almeno fino al 1920 Minervi fu a Roma come professore presso la cattedra di semeiotica medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Regia Università di Roma. Nel 1920 Cesare compare nel vessillo israelitico assieme ad altri suoi parenti, tra i donatori del Comitato Regionale Francese dell'Alliance, un'organizzazione ebraica fondata in Francia nel 1860 per assistere gli ebrei nel bacino del Mediterraneo, offrendo appoggi politici, aiuti all'immigrazione e scuole nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Negli ultimi anni della sua vita, Minervi fu anche in contatto con Guglielmo Marconi, al quale si rivolse con una lettera che risale al 1934 per ottenere supporto e indicazioni per pubblicare quello che lui definisce un lavoro sperimentale, intitolato Le leggi acustiche sperimentali della percussione clinica. Il suo impegno nel preservare il patrimonio ebraico di Ferrara fu particolarmente significativo. Grazie ai suoi sforzi, molti tesori culturali ebraici furono conservati e resi accessibili al pubblico, garantendo che la storia e la tradizione della comunità ebraica non fossero mai dimenticate. Terminata la sua attività ospedaliera, Cesare Minervi continuò ad operare come medico privatamente, presso un ambulatorio ubicato in via Scienze numero 8. Ma veniamo alle memorie su Cesare Minervi, trasmesse dai suoi familiari. Secondo quanto ci riporta Jenny Bassani, sorella di Giorgio, Cesare aveva potuto frequentare i ginnasi pubblici, nonostante le condizioni economiche poco stabili del padre Salomone, con ottimi risultati scolastici, appassionandosi ad alcune materie come geografia, storia, greco e latino. L'uomo raccontava ai suoi nipoti che, da giovane, a causa di mezzi economici limitati, passava le notti al freddo e che, per studiare, di notte, adoperava di nascosto una candela. Jenny Bassani riferisce inoltre che Cesare divenne un grande medico, diventando l'allievo preferito del celebre professor Murri. Appassionato del suo lavoro, seguì anche le scoperte di Pasteur in Francia e di Koch in Germania.
recandosi sul posto per studiare. Minervi imparò molte lingue nel corso della sua vita, tra queste lo svizzero, il tedesco, il francese e l'inglese, e curò numerosi pazienti, mettendo a punto una cura per le malattie reumatiche basata sull'impiego di sieri particolari. Cesare si occupò anche dei poveri, curandoli gratuitamente, e studiò e lavorò fino a pochi giorni prima della sua morte, avvenuta all'età di 99 anni. Jenny conservava il ricordo del nonno come quello di un uomo molto amante della natura e degli animali, soprattutto dei gatti, infatti ne aveva sempre uno che chiamava Pirin, trasferendo lo stesso nome dall'uno all'altro animale. Nelle memorie della nipote Dora Liscia, Cesare Minervi viene definito come un vecchione, amante dei libri scientifici e anche di quelli scritti in lingua straniera. Cesare, che viveva in una casa popolata di donne, aveva trovato un modo piuttosto originale per dedicarsi alle sue letture scientifiche in pace, facendosi sistemare una scrivania nel bagno, al quale aveva fatto togliere la porta. Dora descrive suo nonno anche fisicamente come un uomo dei lunghi capelli bianchi che manteneva così per proteggersi dal freddo. Dora, infine, racconta che Cesare viveva in un mondo tutto suo, pur essendo un grande intellettuale. Si era tagliato i mignoli del piede perché le scarpe gli facevano male. Era molto salutista e per questo motivo dormiva con le finestre aperte anche in inverno, svegliandosi al mattino con i baffi coperti di brina. Si faceva da solo la lavanda gastrica perché aveva l'ulcera, ma non poteva rifiutarsi di mangiare quando era invitato alle cene ufficiali. In giardino con il camice bianco iniettava i sieri estremamente efficaci per la guarigione dei suoi pazienti agli alberi malati, procurandone la morte. Era fondamentalmente un lombrosiano e, quando gli era stato presentato il bisnipote, aveva domandato alla madre del bambino se questo non fosse emotivo, in quanto aveva le bozze frontali pronunciate. In casa si mormorava di un fattaccio, avvenuto quando il nonno era giovane. Una sua giovane infermiera attendeva il figlio da lui, ed egli era stato costretto a sposarla, perché minacciato con dei furconi dei fratelli e della ragazza, vigorosi contadini. Anche Giorgio Bassani, in Frammenti di una vita, descrive il nonno medico come una figura paterna per lui, presente durante l'assenza di suo padre, negli anni della guerra 15-18. Giorgio trascorreva molto tempo nella casa dei suoi nonni, in via della Ghiara, della quale ci danno descrizione nitida e precisa. La casa dei nonni era alla periferia della città, in una via fuori mano selciata a ciottoli radi, sotto i bastioni. Era una casa piena di sole e di vento, i cui alberi da frutto, ai quali era circondata, erano popolati da uccelli che cantavano dolcemente. Il nonno Cesare, egli ricorda, adorava gli uccellini e gli trasmetteva questa passione. Bassani ricorda che nella casa di via Ghiara molte persone entravano. Erano clienti del nonno, buoni borghesi, fatti di tutti umili davanti al mare, si inchinavano davanti alla solitaria scienza del nonno, come ad un tribunale. Cesare Minervi morì il 17 ottobre 1954 ed è sepolto nel cimitero israelitico della città di Ferrara. Fu Giorgio Bassani a dettare l'epigrafe presente sulla sua lapide tombale. In questa tomba, accanto a quella del figlio, è sepolto il professor dottor Cesare Minervi, per 40 anni primario dell'Arcispedale Sant'Anna, scienziato originale e clinico di fama, medico curante di 4 generazioni di ferraresi. Nato nel 1856, quando ancora Ferrara governavano i cardinali legati. Morì nell'autunno del 1954, quasi centenario, vivendo fino all'ultimo del proprio lavoro, passando arguto e solitario fra noi, col sorriso del saggio e del filosofo, e lo sguardo distante di chi ha scrutato il dolore. Thank you.
X, coordinata dalla professoressa Giari, con una lettera critica della passeggiata prima di cena. Giorgio Bassani è stato uno studente del liceo Ariosto dal 1926 al 1934, quando ancora il liceo prevedeva 5 anni di ginnasio, 3 di superiore e 2 di inferiore, e 3 anni di liceo. A quel tempo il liceo si trova nell'antica sede di via Borgo Leoni, dove ora è situato il tribunale della città, di fianco alla chiesa del Gesù. Nell'archivio storico del liceo Ariosto possiamo trovare registri, documenti e fonti che ci permettono di ripercorrere gli anni di Bassani trascorsi al liceo. Un personaggio rilevante nella sua carriera studentesca è stato sicuramente Francesco Viviani, che era il suo professore di greco e latino, a cui Bassani è sempre stato grato per l'insegnamento morale che gli ha dato e anche la lezione di giustizia che gli ha trasmesso attraverso la lettura dei classici. La famiglia Bassani era una famiglia di antica e agiata discendenza ebrea e il padre Enrico era laureato in medicina e si occupava degli affari di famiglia, della moglie Dora Minervi e dei figli Giorgio, Paolo e Jenny. La carriera scolastica all'Ariosto di Bassani è di buon livello, anche tenendo in considerazione la forte rigidità e selettività presente all'epoca nella scuola. Un'informazione per tutti è che nell'anno della maturità di Bassani si diplomarono soltanto 36 studenti. Negli anni liceali le pagelle conservate nel nostro archivio rivelano una spiccata preferenza per le materie umanistiche, soprattutto per la storia dell'arte e l'italiano. Infatti nel 1935 si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università di Bologna, dove poi si laurea nel 1939 con una tesi su Tommaseo con Carlo Calcaterra. E riesce a finire gli studi nonostante le leggi razziali emanate nel 1938 che appunto vietavano agli ebrei gli studi e anche l'iscrizione all'università, ma nonostante ciò comunque la legge prevedeva che gli studenti già iscritti all'università potessero continuare gli studi fino al conseguimento della laurea. Nel 1940 esce la sua prima opera, Una città di pianura, che pubblica sotto lo pseudonimo di Giacomo Marchi, perché a causa delle leggi razziali che impediscono agli ebrei di pubblicare, l'autore sceglie il cognome Marchi, riprendendolo da quello della nonna materna, che è allo stesso tempo cristiano, e come nome sceglie quello dell'amato zio materno, Giacomo, che ispira il personaggio di Jacopo, primogenito di Elia Corcos, nella passeggiata prima di cena. Anche Cesare Minervi, nonno materno di Giorgio Bassani e padre di Dora Minervi, frequentò il liceo Ariosto. È nato il 5 dicembre 1856 a Ferrara nel ghetto ebraico e si diplomò in questo liceo nel 1873 nella sessione ordinaria. Successivamente si era laureato in medicina nel 1879 all'Università di Bologna e fu uno degli studenti prediletti di Augusto Murri. Nei successivi 50 anni fu primario all'ospedale Sant'Anna di Ferrara e una decina di anni dopo divenne docente di semeiotica medica a Roma, che si occupava dello studio dei segni e sintomi clinici. La prima pubblicazione di Minervi risale circa al 1881 e da lì iniziò a pubblicare più di 100 lavori, principalmente sull'acustica. Morì nella sua città natale, a Ferrara, il 17 ottobre 1954, all'età di 98 anni. A lui si ispira il nipote Giorgio Bassani per la connotazione del personaggio del dottor Elia Corcos, che è il protagonista della passeggiata prima di cena. Adesso invece ci occuperemo di ciò che riguarda la vicenda editoriale della passeggiata prima di cena. La prima stesura giunta fino a noi risale al 26 agosto 1945 ed è un racconto di poche pagine pubblicato sulla domenica, ovvero un settimanale che trattava temi quali politica, arte e letteratura, fondato a Roma. E nonostante l'avvenuta pubblicazione, anni dopo Bassani scriverà: «La passeggiata prima di cena mi costò enorme fatica. Cominciai a scriverla verso la fine del 48 e ci lavorai per più di 2 anni. Avevo buttato giù una pagina, quella di apertura, poi mi ero fermato.
sentivo di avere in mano un buon attacco, ricco di finite promesse e implicazioni. Ma dove diavolo mi avrebbe condotto la stradicciola tortuosa che avevo imboccato, non lo sapevo proprio. Ignorando dunque l'elaborato precedente, Bassani nel 1951 pubblicò tre suoi racconti sulla rivista Botteghe Oscure, il cui nome prende ispirazione dall'omonima via situata a Roma, e di cui lui stesso nel 1947 divenne redattore. Botteghe Oscure si distingueva per la voluminosità dei suoi fascicoli, che erano circa 500 pagine a pubblicazione, e inoltre presentava articoli non solo in italiano, ma anche in inglese, francese e spagnolo. Nel 1953 venne nuovamente pubblicata La passeggiata prima di cena, che aveva subito solo qualche piccola variazione, nel quinto volume della collana Biblioteca di Paragone a Firenze. Fu però il 30 aprile del 1956 che Le cinque storie ferraresi, la prima edizione delle cinque storie ferraresi, venne presentata al Premio Strega. Essa conteneva cinque racconti bassaniani ambientati dentro le mura di Ferrara, tra cui ovviamente anche La passeggiata prima di cena, che aveva subito qualche ulteriore variazione rispetto alle edizioni precedenti. Nel 1973 la Mondadori ripubblica le storie ferraresi ulteriormente modificate col titolo Dentro le mura, e infine nel 1980 la stessa casa editrice pubblica l'edizione riveduta definitivamente del romanzo di Ferrara, di cui Dentro le mura costituiva il primo libro. Adesso parleremo delle principali differenze delle versioni della passeggiata prima di cena, in particolare quella del 1945. La prima versione della passeggiata prima di cena, pubblicata nel 1945, è una storia di taglio autobiografico che in realtà contiene una serie di 8 passeggiate, una delle quali verrà poi ripresa come elemento principale nelle successive versioni. In questa versione il narrante ricorda Corso G in modo chiaro, come se stesse guardando una fotografia. Infatti questo elemento della fotografia verrà poi utilizzato come introduzione nelle successive versioni. A differenza delle altre edizioni, dove il narratore è in terza persona ed esterno, nella versione del 1945 il narratore è interno e rivive attraverso i suoi occhi di bambino la sua infanzia, e interseca anche la vita degli anni 30 e alcuni flashback della gioventù della vita dei suoi nonni. Le versioni più recenti si focalizzano maggiormente su approfondimenti attraverso descrizioni di luoghi esistenti e di personaggi, costruendo una struttura narrativa più complessa e una storia in una quasi totale assenza di dialoghi. Le versioni partono con un registro più alto, infatti le prime versioni hanno un registro più difficile, insomma, e successivamente il linguaggio diventa più comune e più semplice fino ad arrivare a quello, l'ultima versione, che è quella del 1980. Un tratto ricorrente è l'organizzazione dei personaggi, che segue una figura ellittica ispirata al sistema solare. Così come il Sole è al centro di esso, la figura di Elia Corcos ha il ruolo principale e attorno a lui ruotano gli altri personaggi che costituiscono appunto i pianeti di questo sistema solare. Abbiamo quindi la figura della moglie Gemma, della cognata Cesira Ausilia, della figlia con il marito e del nipote, cioè il narratore. Elia si invaghisce e corteggia l'infermiera Gemma Brondi, una ragazza giovane dal carattere aperto e loquace che quasi completa la sua figura di uomo incomprensibile e chiuso in se stesso. Difatti, i due sono diversi non solo dal punto di vista caratteriale, ma anche dalla condizione economica da cui provengono. Vista da, appunto, la condizione sociale da cui provengono. D'altra parte, Luisa nutre un genuino interesse per il marito della sorella, e perché capisce la sua natura impenetrabile e si rende conto delle differenze che potrebbero rendere complicata l'integrazione tra le due famiglie. Parlando invece del sistema dei personaggi, nel racconto i personaggi principali
prendono diversi nomi. In quella del 45 la nonna non viene nominata e il dottor Minervi è il nonno Michele, e nelle due versioni successive diventano Gemma Brondi ed Elia Corcos. I personaggi prendono vita e sono ispirati ai nonni materni dell'autore, Emma Marchi e Cesare Minervi. Protagonista della passeggiata prima di cena è sicuramente Elia, che è un medico chirurgo ebreo primario dell'ospedale comunale di Ferrara. Viene descritto come un giovane dai baffi neri e spioventi, con un aspetto magro e pallido, non troppo sano. Del suo carattere possiamo percepire molto attraverso le sue azioni, perché ama la solitudine e lo studio, è un uomo chiuso in se stesso e come viene scritto nella prima edizione, preferisce la strada più lunga per tornare a casa perché mal sopporta il suo contesto familiare. Della descrizione fisionomica di Gemma invece non sappiamo molto. Nell'edizione dell'80 vengono descritti i suoi occhi marroni e tristi, i suoi capelli castani e la sua fronte evidente. Questi particolari però non vengono citati nelle due edizioni precedenti. Parlando invece del suo carattere, possiamo dire che sia una donna concreta e che il suo va a compensare quello schivo del marito. I due provano inizialmente attrazione l'uno per l'altra e si sposano molto giovani. Il loro matrimonio viene mal visto e criticato dalle loro famiglie e dalla società borghese ferrarese perché appartenenti a due religioni e classi sociali differenti. Nel corso del racconto emerge invece che il matrimonio è stato un compromesso e che i sentimenti di Elia sono deboli e il loro non è un rapporto autentico d'amore. Lui si dimostra anzi spesso distaccato e quasi indifferente a Gemma e alla sua famiglia. Nell'edizione del 45 la nonna parla anche al nipote di questo rapporto ormai spento. Un altro elemento che ci fa capire quanto i sentimenti di Elia siano deboli è la descrizione della notte in cui si fidanza con Gemma, che è un elemento non presente nella prima edizione. Il suo tormento è evidente e quando torna a casa il modo in cui evita di parlarne con il padre Salomone lo conferma. Rivela invece il suo interesse per lo studio, per la scienza, per la ricerca e la sua propensione a isolarsi dal mondo e chiudersi in se stesso. Dopo la proposta di matrimonio, il dottor Corcos diventa sempre più distante da Gemma e questo non passa inosservato da un altro personaggio di fondamentale importanza della vicenda narrata, che è la sorella di Gemma. La donna nella prima versione del 45 è chiamata Cesira, in quella del 56 Luisa e infine in quella dell'80 diventa Ausilio, un nome parlante che deriva dal latino auxilium, ovvero aiuto. Infatti la donna è sempre stato un aiuto di grande importanza per la famiglia di Elia e di Gemma, infatti nell'edizione 45 viene rappresentata mentre fa la bambinaia al nipote, mentre portandola al parco in fondo a Corso G. Ausilia comprende la complessità dell'amore e vive l'assenza di un legame con Elia come una triste costante, e osservando il mutamento della relazione tra i due coniugi inizia a concepire l'amore come qualcosa di crudele e difficile. L'amore è un'altra cosa, pensava Ausilia, nessuno meglio di lei poteva saperlo. Era qualcosa di crudele, di atroce, da spiare da lontano o da sognare a palpebre passate. È lei che guarda dall'alto la relazione dei due innamorati e spia dal davanzale della prima finestra i loro corteggiamenti, probabilmente con un senso di invidia per ciò che lei non ha mai avuto in quanto zitella, che è una caratteristica che le viene attribuita in tutte e tre le edizioni. In donna, in seguito, dopo la morte della sorella, si trasferirà a casa Corcos per prendersi cura del cognato. Qui, alla fine del racconto, viene rappresentata ancora al davanzale della finestra, aspettando il ritorno di Elia, probabilmente da un incontro amoroso. Lei è lì da sola, come è sempre stata per tutta la sua vita, mentre lui sceglie ancora la strada più lunga per tornare a casa
è un elemento che ci indica dunque che questo luogo non gli è stato mai visto gradimento e non l'ha messo a suo agio. E lei, aspettando il cognato, dopo tanti anni di frequentazione in casa Corcos e dopo tanti anni di un sentimento che non possiamo chiamare amore, ma è tuttavia una presenza continua e indispensabile, Ausilia si chiede ancora se Elia l'avesse mai notata o se l'avesse mai vista. Racconto la passeggiata prima di cena di Bassani, presenta molte sistematiche. Lo stesso titolo suggerisce uno dei temi predominanti, ossia la passeggiata, che si può identificare come una metafora della vita, che è possibile spiegare facendo riferimento a un lungo giro, che si vorrebbe il più lungo possibile perché la destinazione finale, ossia la cena, è la morte. L'incomunicabilità è sicuramente un'altra nota presente all'interno della storia, e soprattutto per quanto riguarda i personaggi di Gemma e Elia. La prima, pur non avendo un carattere estroverso, è colei che parla, cerca un'interazione con il marito, che pare invece sempre silenzioso e immerso nei propri pensieri. Sarà poi anche Gemma ad assumere lo stesso atteggiamento di marito quando in estate si ammalerà e deciderà di non proferire più parola. Elemento presente nella versione del 1945. Questa mancanza di comunicazione contribuirà insieme alla perdita del secondo figlio Ruben a rendere la vita di Gemma diversa da quella che avrebbe voluto. Pur essendo scarsamente considerata, anche Ausilia, ovvero la sorella della protagonista, è un personaggio chiave all'interno della vicenda e per il suo amore inespresso per il cognato Elia. È un sentimento che non viene mai esplicitato, ma tanti piccoli particolari ci fanno capire appunto il suo coinvolgimento e l'unione della sorella con il genitore. Fin dall'inizio infatti indaga con la complicità della madre sul misterioso accompagnatore di Gemma e il narratore poi si sposta nella prospettiva di Ausilia, ma nello stesso tempo non vuole farci percepire quello che vede, ossia il volto di Elia. È anche colei che capisce meglio fin dall'inizio la natura impenetrabile del cognato ed è sempre lei a rendersi conto della impossibile reciproca interazione tra la famiglia Brondi e la famiglia Corcos, che sono troppo diverse e appartenenti a due realtà completamente diverse all'interno della città. E quindi viene così affrontato anche il tema delle differenze sociali. Tornando ad Ausilia, il sesto paragrafo si apre con un discorso indiretto libero che riguarda l'idea di quest'ultima sull'amore e sulla natura del legame che la tiene unita ad Elia, rapporto nato attraverso lo sguardo che quest'ultima gettava dall'alto sull'accompagnatore notturno della sorella e che poi si chiude invece con la descrizione dello sguardo che Elia getta su Ausilia ogni volta che lei entra in cucina. E uno sguardo che a differenza di quello di Ausilia ferisce e umilia, e tanto è vero che Ausilia se ne difende ricordando la figura del padre di Elia, Salomone Corcos, reso simbolo di un secolo privo di discriminazioni e ricco di felicità. E è possibile ipotizzare che il personaggio di Ausilia nutra una sorta di invidia nei confronti della sorella che aveva apparentemente tutto quello che lei desiderava in segreto, ma una domanda sorge spontanea, ovvero se quello di Gemma e di Elia fosse un matrimonio felice e il perché Elia abbia deciso di sposare Gemma per amore oppure per senso di dovere. E lo stesso Elia non si dimostra convinto della scelta fatta, tant'è vero che nel momento in cui torna a casa non riferisce al padre la buona notizia. E qui Bassani si rifiuta di comportarsi da narratore onnisciente che entra nella psiche di Elia per spiegarne le decisioni e quindi di conseguenza il lettore non può fare a meno che fare delle supposizioni tra cui la possibilità che sia stato un matrimonio riparatore oppure probabilmente Elia
fragile e malato, ha visto in Gemma, nella sua forza contadina, un possibile trae vigore dalla sua forza contadina, e oppure il dottor Corcus la sposa per poter paura delle rappresaglie dei parenti di lei, che lui disprezza profondamente, e per non doverli sfidare, per aver sin dall'inizio una possibile scusa qualora non avesse fatto carriera. I dubbi di Margore confermano la complessità di un racconto in cui i non detti sono importanti tanto quanto le parole scritte e in cui l'ineffabile prevale sul dicibile. Della Ferrara. Inoltre la Ferrara di Bassani è considerata anche una città metafisica, quindi un posto fisso e per sempre. L'autore inizialmente toglie quasi completamente ogni riferimento realistico, infatti Ferrara è semplicemente Efe e Corso Giovecca, che è la principale arteria cittadina da cui comincia la narrazione, è Corso G. Questa scelta trasforma Ferrara in una qualsiasi città della sonnata e borghese provincia italiana degli anni 30. Lo stesso scrittore nel 1980, a poca distanza dalla seconda edizione in un solo volume del romanzo Ferrara, la sistemazione definitiva della sua opera narrativa in prosa, dichiara: il passaggio della F delle mie origini letterarie alla Ferrara in tutte lettere dei miei anni maturi non ha potuto realizzarsi che lentissimamente, e vi garantisco mi è costato sudore e lacrime. Il confine di Ferrara è nella finzione letteraria bassaniana rappresentato dalle mura estensi, le quali però già all'epoca di Bassani non racchiudono più la città in maniera integrale, che si è sviluppata ulteriormente. Le mura per il nostro autore sono un limite invalicabile e allo stesso tempo un luogo di transizione. Per questo la soglia rappresenta un naturale filtro capace di contenere segni provenienti di strutture e livelli differenti e in grado di farli coesistere. E la passeggiata prima di cena, il dottore Lia Cortas accompagna Gemma Brondi a casa. L'abitazione, come scritto, sorge a ridosso delle mura urbane, restandone separata in virtù dalla stradetta polverosa che lungheggia quel tratto dei bastioni. L'azione del racconto si mette in moto proprio percorrendo quel cammino che dal centro di Corso Giovecca giunge ai margini, e Ferrara, col suo muro di cinta, diviene una sorta di prigione immaginaria che anticipa l'isolamento e la poca comunicazione caratterizzerà il matrimonio di Elia e di Gemma. Grazie della conclusione. Concludono gli approfondimenti degli studenti, i ragazzi della quinta T, con Bassani e l'arte, sera e la passeggiata prima di cena, e Bassani tradotto nella lingua letteraria che amo di più al mondo. Buongiorno a tutti, come già preannunciato, la classe quinta T ha contribuito approfondendo il rapporto tra Giorgio Bassani e l'arte, più in particolare con un artista post-impressionista, Giorgio Seurat, e il suo quadro che abbiamo alle spalle, Un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte. Allora, l'interesse di Giorgio Bassani per la storia dell'arte si manifesta sin dai banchi di scuola del liceo Ariosto, che frequenta dal 1926 fino al 1934. Già in questi anni, infatti, Giorgio Bassani si era dimostrato un vero e proprio amante della storia dell'arte, tanto da diventare l'unico studente ad uscire con 10 lode alla maturità. Nel 1933, durante il suo ultimo anno di liceo, visita l'esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento al Palazzo dei Diamanti e ne rimane impressionato, decisamente impressionato. L'anno successivo
lo scrittore è pronto a lasciare il liceo Ariosto alle spalle e intraprendere un percorso universitario all'Alma Mater Studiorum di Bologna e sceglie un percorso di lettere. E questa esperienza si rivela positiva per lo scrittore, conosce nuovi ambienti, nuove persone e conosce anche alcuni capolavori dell'arte borghese. In questi anni stringe legami significativi con svariate persone, tra cui Francesco Arcangeli, Attilio Bertolucci, Giorgio Morandi e Roberto Longhi. In particolare il rapporto con quest'ultimo, Roberto Longhi, si rivela particolarmente significativo l'influenza. In effetti Roberto Longhi lo guida verso l'arte del la pittura del Trecento dell'Italia settentrionale e senza trascurare ovviamente la pittura bolognese e la pittura ferrarese. E grazie a Longhi e all'influenza anche di Giuseppe Raimondi, Bassani ha l'opportunità di conoscere nuovi ambienti d'arte, nuovi artisti come Giorgio Morandi. Quindi il rapporto tra la pittura di Giorgio Morandi e la poetica di Giorgio Bassani si rivela un rapporto alquanto significativo. E quindi, come già accennato, anche il rapporto con Giuseppe Raimondi si rivela benefico per lo scrittore, in particolare lo avvicina alla scuola letteraria bolognese e lo introduce all'importanza dei grandi classici francesi appartenenti al secondo Ottocento. Quindi, come già accennato, l'esperienza bolognese si rivela positiva, fondamentale per la formazione letteraria bassaniana, dal punto di vista artistico, letterario, oltre che per il suo impegno politico contro il fascismo che lo porterà poi ad essere arrestato nell'anno 1943. Bologna quindi diventa il luogo in cui Giorgio Bassani mette alla prova la sua passione per l'arte e per la letteratura, e trasformandoli in una poetica personale attraverso scambi di opinioni e lettere con amici e mentori. È durante questi anni che lo scrittore sviluppa i nuclei narrativi che si rifletteranno nelle sue opere mature, come già dimostrato dai primi racconti e poesie discussi con Francesco Arcangeli, suo compagno di studi destinato poi a diventare un critico d'arte, poeta e letterario. Parleremo ora del forte legame tra la passeggiata prima di cena di Giorgio Bassani e il dipinto Un dimanche après-midi à l'île della Grande Jatte di Georges Seurat. È stato oggetto di discussioni soprattutto nel contesto del dibattito italiano sul post-impressionismo. È stato osservato come Bassani abbia integrato nel proprio racconto strategie visive e formali del dipinto di Seurat per costruire un'identità narrativa che si svilupperà ulteriormente nel romanzo di Ferrara. Dal confronto tra il testo bassagnano e gli elementi del dipinto di Seurat emerge come l'autore ferrarese considerasse quest'ultimo un modello non ancora superato per la costruzione narrativa, dimostrando l'interesse di Bassani per le arti visive, che non si limitava solo a Roberto Longhi e Giorgio Morandi, ma si estendeva anche ad altri artisti e periodi storici. Consapevoli di questo, abbiamo voluto dare una lettura interpretativa del racconto, seguendo la suggestiva linea di Alessandro Giardino, a cui alcune delle nostre riflessioni fanno riferimento. Bassani, ispirandosi alla tradizione critica italiana su Cézanne e Seurat, incorpora elementi del post-impressionismo nel suo racconto, La passeggiata prima di cena, cercando di applicare tecniche di distanziamento e sintesi e di organizzare il reale attraverso forme geometriche e cornici successive. Come il quadro di Seurat, presenta una doppia cornice, quella bianca esterna e quella dipinta, con lo scopo di creare un ambiente teatrale coinvolgente che aiuta a focalizzarsi sui personaggi, così nella passeggiata la cartolina che è accidentalmente trovata dal narratore segna l'incipit del racconto con la stessa funzione. Infatti, come nel quadro di Seurat, la foto della cartolina rappresenta una comunità moderna e borghese, colta dall'obiettivo del fotografo nel breve momento che separa la frenesia del giorno dal calare della notte, e con questa il venire o meno di ogni gerarchia o divisione sociale. Ancora più intrigante è la presenza di citazioni nel racconto La passeggiata che sembrano direttamente ispirate al quadro di Seurat.
Nel descrivere la propria cartolina, infatti, il narratore menziona un cane che annusa il marciapiede, uno scolaretto che attraversa la strada di corsa e il signore di mezza età, in redingote e bombetta. Si noti come nella versione del 56 Bassani descriva Corso Giovecca come una grossa carraia irta di ciottoli e ineguale nel fondo, come il letto di un torrente, molto simile al fiume del quadro seuratiano. Ebbene, basta rivolgere uno sguardo attento alla Grand Jatte per notare come analoghi personaggi e luoghi vi siano effettivamente rappresentati. A sostegno di questa interpretazione, la figlia dello scrittore, Paola Bassani, ha segnalato come una riproduzione del dipinto di Seurat si trovasse nell'appartamento del padre a Roma, suggerendo che questa immagine abbia fortemente inciso sull'elaborazione del racconto. La tela all'interno della quale è raffigurata la Grand Jatte può sembrare nitida e comprensibile se vista da una determinata distanza, ma una volta avvicinato maggiormente l'occhio si può notare come la tela sia composta da moltissime tessere cromatiche di diversa forma geometrica. Analogamente si può trovare un effetto simile all'interno della passeggiata prima di cena, dove, componendo la scena iniziale del romanzo, il narratore afferma: non appena uno tenta di indagare, socchiudendo magari le palpebre, l'esiguo spazio centrale della cartolina corrispondente al fondo più remoto della Giovecca. Tutto in quel punto si fa subito più confuso. Cose e persone non vi hanno più alcun rilievo, e dissolte come risultano dentro una sorta di pulviscolo luminoso. All'interno di queste righe si può ritrovare un riferimento, allo sfaldarsi dell'immagine, man mano che ci si dirige verso un punto di fuga, ma anche nel citare il pulviscolo luminoso sembra richiamare la tecnica pittorica dell'autore francese. Ad ulteriore conferma di tale influenza artistica, Bassani, in un suo saggio, riflettendo sul racconto, scrive che cos'era, infatti, la passeggiata prima di cena, considerando sotto profilo esclusivo della sua struttura, se non l'evento mobile di un'immagine da principio confusa, scarsamente leggibile, che poi con estrema lentezza, quasi con riluttanza, venisse messa a fuoco. Questa è la medesima tecnica utilizzata nella tela del pittore post-impressionista. Si può constatare come da un lato, l'autore, al pari dell'artista, aspira ad intrappolare la vita all'interno delle linee prospettiche, mentre dall'altro mostra il rifiuto della vita stessa a farsi intrappolare in tali forme e il suo conseguente allontanarsi e trasbordare. Per quanto riguarda il quadro di Seurat, le forze del puntinismo e della geometria si riproducono continuamente nella tela, ma è nelle cornici che trovano un equilibrio. E per constatare se tale dinamica avviene anche nel racconto, si deve comprendere meglio cosa sia la cornice di Seurat. E quest'ultimo usa infatti le due cornici a cui facevamo riferimento, una dipinta e una reale bianca, per far intendere che il dipinto è costruito e non è una copia della realtà. Questo elemento viene ripreso nel racconto bassagnano, dove la cornice iniziale rappresentata dalla cartolina aiuta a concentrarsi sui particolari importanti della storia e a creare anche un ambiente teatrale e coinvolgente. Bassani comincia descrivendo un'immagine della città. Si parla del teatro comunale, della luce al crepuscolo e delle case con tetti di tegole brune. Questa visione dettagliata segue delle linee prospettiche che portano a concentrarsi su Gemma, un'importante figura all'interno della storia, ovvero finestre attraverso le quali vediamo e comprendiamo la storia. Successivamente Ausilia, la sorella di Gemma, focalizza la sua attenzione su Elia, il protagonista. Tuttavia queste focalizzazioni sono influenzate da sogni romantici e fantasie che vanno a creare una sorta di visione distorta di Elia. Le cornici narrative vengono impiegate dunque per esplorare la costruzione del personaggio di Elia, facendoci riflettere su quanto sia reale o frutto di immaginazione. La Grand Jatte di Seurat ha suscitato molto interesse per la sua innovazione, ma pochi hanno esplorato la complessità della tecnica. Lionello Venturi ha evidenziato che Seurat usava geometria ed astrazione per organizzare sentimenti, dandogli un ordine pur mantenendo sempre una sensibilità emotiva. Nel dipinto di Seurat si indaga questa sensibilità nascosta e l'armonia emerge proprio attraverso i contrasti, un equilibrio instabile di forze che sottolineano dinamiche complesse. Seurat, infatti, attraverso la tecnica del puntinismo, unisce sulla tela numerosi punti di colori complementari per creare, da una certa distanza visiva,
la perfetta mescolanza e la vibrazione desiderata della luce. Analogamente, Bassani adotta un approccio simile nel suo racconto, esplorando il complesso rapporto tra Gemma ed Elia. Questa relazione, apparentemente funzionante da un punto di vista esterno, si rivela, grazie ad un'analisi approfondita, un matrimonio ostile, intriso di rancori e di risentimenti. Sebbene questo rapporto possa apparire equilibrato in superficie, dunque uno sguardo più attento e vicino ne rileva le disfunzioni e i più nascosti disequilibri in cui la sintesi degli opposti fatica a realizzarsi. Passiamo ora la parola al gruppo sulla traduzione. Bassani ha sin dal principio perseguito l'obiettivo di esposizioni all'estero. Infatti i racconti di Bassani cominciano a essere tradotti subito immediatamente dopo la pubblicazione in rivista, ben prima del successo delle 5 storie ferraresi. È molto importante in questo senso la mediazione di Margherit Caetani, non tanto per i rapporti e i contatti già instaurati che poteva offrire al giovane redattore, quanto per l'impostazione mentale che infonde al suo collaboratore, affidandogli il compito di gestire una rivista che nasceva con una prepotente vocazione internazionale, prevedendo stabilmente sin dal secondo numero sezioni di poesia italiana, francese, inglese, statunitense e tedesca. Subito dopo la pubblicazione della passeggiata prima di cena su Botteghe Oscure, la Caetani scrisse a Margaret Bochol, studiosa statunitense, per affidarle la traduzione del racconto. Bene, vi è qui presentata la lettera inviata da Bassani alla traduttrice, in cui approvava il lavoro da lei realizzato, definendolo assolutamente magnifico. Siccome non solo esso riproduce il testo nei suoi significati particolari, come meglio non avrebbe potuto desiderare, ma aggiunge anche un tono efficacissimo all'opera. Inoltre, l'autore sottolinea l'emozione provata a vedersi tradotto nella lingua letteraria che, come lui stesso afferma, ama di più al mondo. Purtroppo il lavoro della Bochol si perse e The Story Before Supper uscì effettivamente solo nel 1952 sulla rivista statunitense World Review. L'effettiva pubblicazione tardò però ad arrivare, perché quando Bassani propose a Blanche Knopf, presidentessa della celebre casa editrice statunitense Alfred Knopf Inc., la pubblicazione del racconto, la Knopf ritenne che il racconto non potesse avere successo nel panorama letterario americano, siccome quello di Bassani non era al momento un nome ancora di rilievo. Il successo non tardò ad arrivare e con l'uscita del romanzo Gli occhiali d'oro nel 1958 furono numerosissime le richieste di pubblicazione all'estero. L'ultima edizione americana del romanzo di Ferrara si trova all'interno dell'opera Omnia di Bassani, Le cinque storie ferraresi, The Novel of Ferrara, tradotto dal poeta e scrittore Jamie McKendrick e pubblicato per la prima volta nell'anno 2018. Bene, ci sembra interessante fornire un breve riassunto dell'introduzione che lo stesso McKendrick elabora della sua traduzione del romanzo di Ferrara, dove presenta una riflessione sull'opera dell'autore e sul contesto storico e sociale in cui vive. Ferrara, una città situata nella valle del Po, ai suoi tempi accoglieva una comunità ebraica che si concentrava principalmente in un triangolo, ovvero composto da via Vigna Tagliata, via Mazzini e via Vittoria. Durante gli anni 30 del Novecento, la città è sotto il dominio fascista e con la cosiddetta svolta al razzismo avvenuta alla fine del decennio, la comunità ebraica, che all'inizio era così ben integrata nella città, viene isolata completamente. Le leggi razziali proibiscono agli ebrei di pubblicare,
e per questo motivo Bassani è costretto a pubblicare le sue opere sotto il nome di penna Giacomo Marchi e alludendo alla città stessa con una semplice lettera, la lettera F. Purtroppo, con Mussolini al potere, decide di trasferirsi e, una volta lasciata Ferrara, non vi tornerà più. I sei libri, raggruppati appunto nel romanzo di Ferrara, condividono spazi, tempo e personaggi che conferiscono un'unità complessiva all'opera. Un elemento fondamentale è proprio il tempo, che è essenziale nella narrativa, ma non solo, anche nella sintassi e nello stile. Infatti, grazie alle sue lunghe frasi, colme di subordinate e di parentesi, l'incubo appunto di ogni traduttore, l'autore riesce a rallentare il tempo ed è quasi in grado di congelarlo in un istante. Per quanto riguarda lo spazio, invece, McKendrick si sofferma in particolare sull'attinenza di Bassani al dato reale e di quanto fosse importante per lui riproporre la realtà in un modo così verosimile attraverso i luoghi che lui stesso conosceva così intimamente. Ma tuttavia rimane un dubbio. Perché Bassani decide di raggruppare queste storie in una raccolta che intitola romanzo? Ebbene, in italiano questo termine ricorda le narrazioni epiche medievali che raccontano le gesta di singoli o di gruppi di eroi. Una risonanza poetica che Bassani, in quanto scrittore e poeta, ha probabilmente premeditato appositamente. Questo spiegherebbe anche la scelta di raggruppare sotto un termine singolare questo insieme di storie, le quali racchiudono tutte la storia di una Ferrara che viene raffigurata fedelmente rispetto ai tempi in cui queste stesse storie sono ambientate, ma che al tempo stesso viene ricostruita dall'immaginazione dell'autore, la quale è fortemente influenzata dalla sua formazione artistica, che fanno sì che l'esplorazione temporale che compie degli spazi architettonici e urbani della sua città, che riconduce a forme precise, incida sulla vita dei personaggi delle sue opere. E quindi infatti possiamo dire che le sue descrizioni vanno oltre ad essere delle semplici descrizioni, poiché attraverso le stesse Bassani è capace di manifestare e di preservare la macro storia, ma anche la micro storia, quella proprio degli ambienti intimi e familiari, dando vita temporale alla sua comunità e anche alla sua città. Detto questo, vi ringraziamo per la vostra attenzione e ci rivedremo dopo l'intervallo per l'intervento del professore Valerio Capozzi. Quindi in qualche modo vedo delle mie figlie davanti, cosa strana, si diceva prima con Rosa Cupo quando cambia l'età, ma se cambia vedendo voi giovani, una passione, una ricerca, uno studio e un'attenzione così positiva, devo dire fa veramente piacere. Quindi vi manderò mia figlia così gli insegnate qualcosa, insomma, per il futuro. Ora ringrazio ovviamente il liceo Ariosto nella sua totalità e in quello che rappresenta, insomma, e tutto il corpo docente, partendo chiaramente da Silvano Nofri, che ha scelto che io fossi qua venendo dall'altra parte dell'oceano. Quindi veramente grazie mille. Altra parte dell'oceano dove vediamo, e oggi parleremo appunto di questo, dove Bassani è stato tante volte. Incominciamo così. Perché quello che vorrei fare oggi è raccontarvi una storia in realtà. Nelle prossime 2-3 ore, quanto durerà il mio intervento, scherzo ovviamente, noteremo che quello che voi avete fatto di ricerca archivistica, di interpretazione del testo, di comparazione di tradizioni testuali dello stesso Bassani, ci rendiamo conto in realtà che tutto questo lavorio che c'era nasconde in fondo un uomo che altro che passeggiate, che aveva veramente bisogno, e partiamo così col tema appunto della giornata di oggi, la passeggiata tra una realtà e la finzione letteraria. E quindi dopo essere stati in archivio, dopo aver confrontato i testi, dobbiamo renderci conto che c'è sempre una persona dietro a tutto questo lavoro intellettuale. C'è un uomo, in questo caso Giorgio Bassani, che va anche un attimo ascoltato, capito
non solo come scrittore, ma come necessità di imporre la propria idea, la propria letteratura, la propria tradizione culturale, sia in Italia ovviamente come all'estero. Perché noi andiamo negli archivi e scopriamo tante carte, alcune che possono sembrare secondarie, no? Ma che poi, come registri di classe, che all'inizio possono sembrare secondari, mentre ci restituiscono veramente una realtà storica sulla quale possiamo quindi andare a riapprocciare il testo letterario in maniera diversa, no? E il rapporto tra Bassani e gli Stati Uniti è dal 2008, dal 2008 che ci sto lavorando, stanno uscendo talmente tanti materiali che è impressionante. Bassani andrà negli Stati Uniti dal 1966 al 1992 ininterrottamente. Insegnerà negli atenei statunitensi e canadesi dal 1972 al 1981. Lo sapevate? E perché da dentro le mura non lo sappiamo? Perché lui è dovuto uscire dalle mura semplicemente per realizzare quello che stava cercando di fare, cioè essere uno scrittore internazionale, o meglio, condividere, testimoniare quello che la storia purtroppo ci ha offerto, ma che comunque tanto vale la pena, come avete fatto oggi, riconsiderarla nella sua poi anche forza e memento appunto di una vita etica migliore. E lui l'ha cercato ed è riuscito benissimo a farlo fuori dai confini nazionali, o meglio, fuori dai confini di Ferrara, fuori dai confini di Roma, fuori dai confini dell'Europa, al di là di un oceano. E non è stato a New York e a Los Angeles solo, ma è stato in Indiana, per esempio, è stato in Colorado, è stato in Minnesota, corrispondeva con gente dal Texas, dalla Pennsylvania. Lo sapevate? Neanche io lo sapevo. Perché non lo sapevamo? Cioè, cos'è? Qual è il problema che abbiamo a vedere gli scrittori, a vedere gli esseri umani? Perché c'è sempre un grande segreto che si cela dietro? Perché non diamo attenzione? E quindi forse per la giornata bassaniana di oggi, per il lavoro che voi avete fatto, io sto imparando da voi adesso, la giornata, quello che avete detto, quello che insieme alle vostre professoresse e professori avete lavorato, insomma, tutto questo può essere utile a riscoprire la persona, e scoperta la persona ritroveremo lo scrittore. Questo è l'inizio del 2016 per il centenario Bassani. Abbiamo pubblicato Lezioni americane di Giorgio Bassani perché avevamo scoperto delle lettere inedite appunto dello scrittore all'Indiana University, dove io casualmente in quegli anni stavo facendo il dottorato. E questo è stato il primo punto in cui ci siamo detti: ma Bassani ha insegnato in America? Io chiamai subito Paola Bassani dicendo: Paola, ma sai che tuo padre aveva insegnato in America? Sì, più o meno, non me l'ha mai veramente raccontato. E allora ho detto: ma allora ha tenuto un segreto. Che tipo di segreto? Altro che passeggiata, lo vedete nel treno all'Italia che lo porta all'aeroporto per poi attraversare l'oceano. Questo segreto, diciamo così, adesso lo dico ironicamente, il segreto, chiaramente, anche se cito il titolo del suo ultimo libro di poesie, In Gran Segreto del 78, la necessità di andare fuori, la necessità di sentirsi diversi, ma questo succede a tutti noi ogni giorno, il volersi sentire diverso, quando vi trovate in una situazione dove nessuno vi conosce, no? In un'altra città, in un'altra strada anche, e finalmente camminate liberi, senza difficoltà o senza porsi di fronte a un confronto, appunto. E Bassani ha fatto la stessa cosa. Questa la conoscete benissimo, quel treno regionale, quello che mi ha portato qua la prima volta, ma anche ieri sera. Questa è l'ora che vanno per calde erbe infinite nel mio paese gli ultimi treni. Con fischi lenti salutano la sera, affondano indolenti, insonni dove tramontano rosse città purrite. Dai finestrini aperti il vino delle marcite, monta al mare lo specchio delle povere panche, dei giovanili amanti scioglie città stanche, fa deserte di baci le labbra inaridite. 1945, l'avete detto voi, si lavora nel 39, l'ambiente bolognese lo forma dal punto di vista generalmente intellettuale, storico-artistico, ma sicuramente anche poetico. Facciamo un salto, Bassani giovane, Bassani nel 1978, poesia scritta in California. Guardate, da Ferrara, cioè, bisogna attraversare la Luna, dall'altra parte della Luna, appunto, si diceva, per arrivare in California. Tu però non pensarmi già mai a letto così di buon'ora, o mia rondine. Pensami viceversa seduta a un tavolino. Vedimi là a covare solo dentro il biondo cuore alcolico l'immenso vascello all'ancora del lato opposto, della via sovrastante sul ciglio della notte e dell'oceano. E di nessun altro più in attesa prima di salpare e di dileguare
tranne che di me. Guardate la differenza, la prima poesia finiva sui baci dei poveri amanti che su un treno regionale tornavano a casa. Ora dal finestrino del treno si trasforma in un oblò di un aereo intercontinentale. E vedete quindi la sua ricerca di quella solitudine che serve a ritrovare la persona, a riformarsi, una scritta a Ferrara, una scritta a Los Angeles. Gli anni sono completamente diversi, 45-78, sempre difficile, non vi preoccupate. Politicamente e storicamente abbiamo la fortuna di avere coerenze pessime, per cui il poeta è sempre qualcuno che ci fa bene, perché chiaramente va, no, ad affondare nella realtà. Però guardate quale passaggio, guardate quale passeggiata. L'uomo, prima che scrittore, Bassani si concede nella sua vita, che ci vuole molto coraggio molto coraggio, dicevo, insomma, per entrare dentro se stessi e riuscire dopo tanti anni di differenza attraverso un oblò in un volo intercontinentale a capire la propria realtà spirituale, diciamo. Eccolo qua il gran segreto. Qual è il gran segreto di Bassani? Questo libro in gran parte è stato scritto negli Stati Uniti. E all'inizio io ho pensato, perché leggendo delle poesie all'interno, come Visitando l'Indiana, come Campus, per esempio, come Per lettera, che è scritta in Michigan, come In gran segreto, scritta in California, e lì abbiamo capito appunto che Bassani era stato tanto negli Stati Uniti. Allora pensavo che il gran segreto fosse quello. Ma in realtà quando un poeta scrive la parola segreto, ci dà già la risoluzione del segreto. I poeti, o le persone profonde preferirei dire, non parlano di segreto se tengono al mistero, ma se dicono la parola segreto è lì capire che sta dicendo la verità. Il segreto allora qual è? E probabilmente il segreto siamo noi. Siamo noi che abbiamo pensato che lui potesse avere un segreto, ma in realtà siamo noi che non abbiamo capito, non l'abbiamo ascoltato e non l'abbiamo seguito. Siamo rimasti dentro Ferrara, dentro l'Italia, dentro l'Europa. Ma non l'abbiamo seguito al di fuori, tant'è vero che le carte, appunto, l'archivio, stanno tirando talmente fuori talmente tanto materiale da poter quindi costituire un libro che appunto uscirà in autunno dal titolo Cartoline dal Nord America, dove ogni capitolo è un luogo dove lui è stato. Ma ce ne sono talmente tanti, che è un lavorone proprio semplicemente di ascolto, diciamo, della persona. Ora, cos'è questa America? Questa America amata e odiata, questo mito e antimito degli Stati Uniti, no? Durante la guerra, la liberazione, gli Stati Uniti sembravano veramente la terra della libertà. Pavese, Vittorini, come sapete, traducono gli scrittori americani, Faulkner, Hemingway e così, Steinbeck, Caldwell, eccetera, eccetera. Perché era questa proiezione di una letteratura libera non solo da tradizioni culturali antiche come quella europea, ma libera da una dittatura fascista sostanzialmente, libera da quindi una lettura viziata, politicamente negativa della letteratura. E quindi cominciano, come vedete, ci si accorse, leggo Pavese, ci si accorse durante quegli anni di studio che l'America non era un altro paese, un inizio nuovo della storia, ma soltanto il gigantesco teatro dove con maggior franchezza che altrove veniva recitato il dramma di tutti. La cultura americana ci permise in quegli anni, cioè dell'ascesa del fascismo, di vedere svolgersi come su uno schermo gigante il nostro stesso dramma. Questa è bellissima, una frase secondo me profondamente vera, cioè la proiezione di una teatralità, capite che voglio dire? E non vivere nell'atto della scena nazifascista italiana sostanzialmente. Ma come Vittorini, che vede l'America come una specie di un nuovo oriente favoloso dove l'uomo riappare di volta in volta sotto il segno di una squisita particolarità, filippino, cinese, slavo, curdo, ferrarese, italiano, per essere sostanzialmente lo stesso, io lirico, il protagonista della creazione, lasciatemi in pace, voglio essere me stesso. E Bassani questa cosa la segue talmente tanto, salto ai mecca il vino, ma lo stiamo riassumendo in quello che stiamo dicendo, cioè il punto di arrivo di una proiezione umana e culturale. Il voler arrivare, il voler superare, sapete Dante, no? Le colonne d'Ercole, lo fa Ulisse, Ulisse prova ad andare in America in qualche modo, la direzione è quella e non ci riesce. Bassani ci riesce, vuole fare la stessa cosa, superare il limite imposto da chi? Non dal Dio cristiano in quel caso come per Ulisse, ma dalla cecità dell'uomo moderno, ecco. E quindi appena superate le colonne d'Ercole è come se si sparisca, il che è un bene perché non si viene disturbati, ma non si viene neanche ricordati e nessuno si ricorda che sia stato in America, come nel caso di Bassani.
ma adesso lo stiamo grazie alle ricerche archivio, grazie all'analisi testuale, grazie alla cultura, insomma, dai, sostanzialmente è quello che ci porta a ricollegare il tempo, che ci porta a capire che secondo Bassani l'America rappresentava il desiderio immediato di approdarci, l'illusione di poter cominciarci subito il più dolce e lungo dei sogni possibili. Questo mi sembra un'ottima apertura di porta, diciamo così, no? Delle avventure e delle passeggiate statunitensi bassaniane. Ora, l'avete detto, la lingua più bella del mondo, la mia preferita, avete fatto nell'ultima presentazione ottima che avete fatto, perché ci avete insegnato molto sia sulle traduzioni di Bassani all'estero, ovviamente, ma della sua volontà di essere tradotto. E quindi il suo stare dietro ai traduttori, insomma, alle case editrici che avete appunto citato. Nel 1943, appena uscito di prigione, il 26 luglio 1943, scappa a Firenze, sapete benissimo i motivi, perché la vostra città ne porta ancora le ferite. Scappa a Firenze, dove al gabinetto Vissier traduce un addio alle armi di Hemingway. Pensavamo che questa traduzione fosse stata perduta, succede, la storia purtroppo non risparmia i documenti, e invece no, questa volta l'ha risparmiata, e quindi due giorni fa è stata pubblicata, l'ho pubblicata appunto dall'antologia Vissier, che mi sembrava restituire no? Quello che Bassani appunto ha fatto. Cioè sostanzialmente comincia a tradurre un addio alle armi di Hemingway che aveva combattuto in Italia, che nel romanzo racconta il fallimento del militare italiano a Caporetto. Cioè Bassani intelligentemente, con un fiuto editoriale che lo caratterizzerà sia per Botte Oscure, per Feltrinelli, per tutta la sua carriera, capisce che una via alle armi, censurato perché Hemingway parlava malissimo di Mussolini, definendolo il più grande bluff d'Europa, quindi Hemingway non si poteva tradurre, Bassani lo capisce e comincia a tradurlo. Giovanissimo, aveva perso le speranze, il 38 era ancora molto presente, insomma, nelle leggi razziste e razziali, e questo gli serve come esercizio letterario per ritornare a impastare la parola e a credere nella parola. Capite che voglio dire? Credere nella parola l'avete dimostrato stamattina, no? Perché una parola può diventare un tratto di colore, un puntellare colorato su una tela, una parola può essere una musica, un ricordo, un odore. Giusto? E quindi credere nella parola significa rappresentarsi il proprio mondo, e quindi vuol dire anche credere al di là della dittatura, al di là delle leggi razziali, per poter andare avanti. E questo Bassani lo fa con questa traduzione, ma non solo, tradurrà nel 1946 Il postino suona sempre due volte di James Cain, pubblicato come vedete per Bompiani, tradurrà delle poesie della sua amatissima Emily Dickinson, nel 1972 andrà a Amherst, dove viveva Emily Dickinson, arriverà a casa sua, pur se la troverà chiusa perché era in ritardo, ma questo è un altro discorso. Mentre Bassani negli Stati Uniti, e cominciamo quindi a parlare anche delle cinque storie ferraresi, pubblica già nel 1950, grazie a Marguerite Caetani, di cui avete ben parlato stamattina, quindi fondatrice di Commerce in Francia, di Botteghe Oscure in Italia, di cui Bassani appunto nel 48 era redattore, e come vedete pubblica una selezione di scrittori famosissimi ai nostri occhi, non di certo per gli americani all'epoca, nel 1950, e quindi pubblica Storia di Deborah, col titolo Love Story, che è un archetipo, diciamo, di Elda Mantovani. Quindi comincia questa sua, questo suo presentarsi in traduzione negli Stati Uniti. E adesso cito una lettera che abbiamo qua a Rosy Cupo, appunto autrice di un articolo uscito nel 2018, quando è uscito il Cahier del Papa? Sono al settimo cielo della felicità, lettera a Luciano Foà del 1958. Le tue notizie che arrivano l'una dopo l'altra mi danno la sensazione di essere un vero scrittore internazionale. Sono assolutamente d'accordo circa l'Arcor Brace in New York. Ho avuto anche un'altra proposta tramite Reynold Rosenthal, che come sai ha già tradotto le cinque storie ferraresi del letteratore Matt Real Hill. L'unica sfortuna di Bassani negli Stati Uniti sono le cinque storie Ferrara. L'unico grande problema che ha a pubblicare è solo proprio questo libro, che invece in Italia ha avuto scalpore e vinto addirittura al primo Stega. Perché questo? Perché erano semplicemente dei racconti. Non perché fossero brutti o altro, erano dei racconti, e l'editoria americana non ha, diciamo, la sensibilità, o comunque non la scelta, che il racconto non è per il grande pubblico. Quindi le cinque storie ferraresi usciranno, sì, nel 1971, prima di uscire, nel 2018. Quindi l'unico contrasto che Bassani ha con l'editoria statunitense è proprio questo libro qua. Ma ripeto, per una questione di genere, non per una questione di certo di tematico o altro.
tant'è vero che sotto c'è la lettera del traduttore, appunto, che manderà a me le cinque storie tradotte, ma che invece non interesseranno. E qua gli propone proprio la traduzione della passeggiata prima di cena. Non a caso, visto che oggi appunto ho scelto questa lettera perché è il tema di oggi, ma tanti sono gli scambi con Helen Wolf che avete citato, con Blanche Knopf e con altri appunto editori statunitensi circa questo libro, e piano piano vediamo, perché Bassani comincia in realtà piano piano a pubblicarlo non in volume perché non poteva, e già nel 58 infatti sempre Rosenthal traduce a Placco degli Amazzini, quindi vedete comincia a uscire e ancora non è uscito i suoi romanzi negli Stati Uniti, queste sono le primissime traduzioni dei suoi, in questo caso dei suoi racconti. Se andiamo avanti, questo è un numero molto interessante, il 1959 del Literary Review dedica un numero speciale, come vedete dalla copertina, alla letteratura italiana, ed è una sorta di risposta ad Americana di Vittorini, vi ricordate Americana che aveva messo in antologia molti brani di nuovi scrittori americani, e così fanno loro e pubblicano appunto The Enclosing Wall, prima volta appunto che riesce quindi a uscire nel 1959. Finalmente esce il primo libro, quindi adesso entriamo nel successo editoriale di Bassani. Le cinque storie rimangono nel cassetto, ma piano che lui ci pensa sempre e continua sempre a mandare lettere chiedendo una pubblicazione. Ma l'America vuole intanto vedere se ha un successo editoriale, sapete, ha senso in linea di massima, se vendi ti facciamo pubblicare altro. Ha senso in linea di massima, in America ha ancora più senso. Allora, boom! Eccolo qua, The Goldwyn Spectacles, guardate che bella questa del New York Times, questa pagina della Athenaeum Books, che è la casa editrice, appunto, che dedica gli occhiali d'oro, una delle fette, diciamo così, di questa stella del successo editoriale. Ed escono subito le recensioni, e dai titoli, ci basterà leggere i titoli, no? Victim of Social Calumny, Tragedy Within Tragedy. Cioè, cos'è che piace di Bassani? Perché Bassani comincia a interessare? Comincia a interessare perché è portatore di una storia ancestrale, cioè europea, recentissima, e si fa lui, i suoi personaggi, ma proprio la sua parola, cioè la sua scrittura, testimone di una tradizione culturale e del suo scandalo. Capite che voglio dire? Il contrasto esatto, cioè posso essere nella lingua pulito come un Manzoni, ma disperato come l'ebreo morto il giorno prima. E questa connessione di cose per gli americani era una presenza di storia. Era veramente la testimonianza di qualcuno, di qualcosa che in quella grande isola statunitense così distante non era arrivato direttamente, insomma. Quindi Bassani comincia a interessare. A New York nel 1965 esce il Giardino Pizzicottini, e questo sarà il boom, permettetemi il termine appunto americano, di Bassani. Quindi subito recensioni sono tante, in questo caso vi ho messo la prima parte del New York Times per esempio, ma riescono, come vedete, tanti insieme a Ignazio Silone nella prima, e vedete quindi quanto l'editoria statunitense stava dedicando a Bassani un interesse. È chiaro, questo è un dialogo tra di noi veloce, scherzavo sulle 4 ore, solo 3 ore ha fatto, perché insomma 4 ore era troppo, ma insomma, però fatto sta che appunto stiamo saltando su quei pochi documenti oggi, ma dietro a tutto questo c'è tanta polvere, no? Tanto, come sapete bene, l'archivio è quel posto spettacolare dove nessuno va, e dove però chi ha il coraggio di andare, oltre a riempire di polvere, si riempie anche di storia del tempo. E quindi io non vi faccio vedere oggi, ma nel libro ci saranno anche gli articoli critici che escono su Bassani, anche le discussioni parlando di Stendhal, esce fuori Bassani, cioè Bassani entra nel linguaggio critico letterario statunitense. Questo, ragazzi, è una delle cose più importanti che possa succedere a un intellettuale. E c'è una notizia che ho trovato pochi giorni fa che mi rimango senza parole. Nel 1967, quindi 2 anni dopo l'uscita del Giardino Finzi-Lottini in America, a Bassani viene dato il cavalierato di Mark Twain. Il cavalierato di Mark Twain è una onorificenza molto importante che ha avuto Hemingway, Eliot, Eisenhower, Churchill, per esempio, Oden, eccetera, Freud, Einstein, e c'è anche Bassani. Perché non lo sapevamo? Bassani era anche presunto setto come tutti gli artisti, no? Perché non lo sapevamo? Perché noi italiani, se qualcuno che viene dall'estero ci racconta che ha fatto qualcosa, pensiamo sia un superbo? Perché noi italiani chiediamo solo come si mangia in America? Io ho vissuto 20 anni in America, lo dico perché lo so. Come si mangia? Ogni volta mi chiedono come si mangia? Male? Com'è la gente? Simpatica, ma dipende. Fa freddo? D'inverno anche.
Queste sono le domande. Nessuno mi ha mai chiesto se avevo vinto, vabbè, un cavalierato di Mark Twain. Perché non me lo chiedete? Ma adesso avete fuori di scherzo. Ma Bassani ha raggiunto dei picchi di altezza tali che in America è conosciuto ancora grazie a quello. Ma a noi mancava il collegamento. Il collegamento non è il segreto di Bassani, il collegamento è uscire dal nostro limite per poter quindi capire quello che uno scrittore vive. Chiusa parentesi, ma capite quello che voglio dire. Guardate su Live, per esempio, quali an Italian Paradise Lost, ecco cos'è il giardino dei finti continui, quel paradiso perduto, quale paradiso? Quello della storia, quello che gli americani in genere conoscono, il Rinascimento, che magari non sanno mettere nel tempo storico, magari pensano sia dall'Ottocento, quello che sia, insomma, però, e invece no, è un paradiso perduto. Oppure una cosa molto bella, Jungle Over Around the Garden, di solito è l'incontrario, no? è la giungla che mangia il giardino, invece questo giardino che mette a posto la giungla, ecco cosa interessa agli americani. Capite che voglio dire? Quasi un rasserenare nel suo dramma la storia e quindi renderla percepibile anche a chi sta al di là dell'oceano e non ha di certo vissuto le stesse cose. Questo per esempio è il volantino che la casa editrice Underground Books di New York fa per l'uscita dei Finzi Continui, cioè scrivendo una lettera, dicendo solitamente non lo facciamo, però per il suo libro, visto che lo reputiamo talmente bello, vogliamo fare una pubblicizzazione diversa. Quindi vedete quanto viene ben accolto da questo punto di vista. E così si susseguono le pubblicazioni del 1970 di Heron, quindi l'Airone, subito recensito da Herbert Mitger, non mi dilungo su questa persona straordinaria che ha saputo, come dire, ascoltare e invitare l'Italia a parlare attraverso Moravia, attraverso Bassani soprattutto, Leonardo Sciascia, Ignazio Silone, Calvino, insomma è stato un accentratore, diciamo, della cultura italiana che ha portato sul New York Times, insomma. Sono cose importanti perché se noi andiamo negli archivi americani tutto questo lo troviamo, se andiamo nella sua Ferrara tutto questo lo sappiamo. E quindi credo che questo per noi giovani, adesso per voi, credo sia molto, onestamente credo sia importante, perché io ci ho messo i miei anni per arrivarci, no? Però voi ci siete partiti stamattina e quindi avete il grande vantaggio di stare in una scuola del genere, di avere professoresse e professori che avete, ma di aver toccato con mano l'importanza di una analisi testuale, per esempio, o archivistica, perché vi dà la misura proprio di come potete superare gli oceani stando fermi in qualche modo e quindi potervi immaginare gli altri, insomma, voi stessi. E finalmente nel 71 esce le 5 storie Ferrara, riescono ad uscire. Perché? Perché il successo editoriale dei libri prima lo permetteva. Nel 71 Bassani era già stato una volta negli Stati Uniti, sta per tornarci, sta per insegnare. Come vedete già, guardate che bello, Old Postcard from Ferrara, nel vostro bel video partite ovviamente con una passeggiata prima di scena da una cartolina, da questa cartolina sbiadita che riporta al tempo passato. Ecco cosa capiscono gli americani, titolano la prima recensione uscita su questo libro proprio una vecchia cartolina, perché gli americani, come tutti quelli che stanno al di fuori, hanno bisogno di cartoline, hanno bisogno di vedere delle istantanee attraverso le quali possono immaginare un passato, insomma. E Bassani è lo scrittore che lo fa. È lo scrittore, per questo il mio libro si chiamerà Cartoline da Nord America. È tutto un gioco, chiaramente, di quella cartolina, cioè di quella. Quanto era bello ricevere le cartoline. Perché chiaramente è un segnale di affetto, comunque di vicinanza, insomma, da un'altra parte del mondo. Guardate come viene annunciato in questa doppia lettera, bellissima questa lettera, che è una lettera di Wolf a Mitger del New York Times, e sotto c'è la risposta di mano di Mitger, l'ho tradotta per voi. Come se, caro signor Mitger, con grande piacere le invio le 5 storie di Ferrara di Bassani. Come forse sapete, questi non sono mai stati pubblicati in America, perché Bassani si rifiutò di permettere la pubblicazione della traduzione fatta per l'editore giurasico. Falso, è assolutamente falso. Tutte le corrispondenze che ci sono con la Wolf, anche di Mitger, lei dice sempre, a me piacerebbe anche perché i racconti piacciono, ma non ha senso in America. Però adesso che è uscita, sapete, quando le cose succedono poi si fa presto giustificare. E allora dà un'altra scusa, ma fatto sta che eccolo qua. Ora William Weaver, che sarà poi il suo traduttore, ha tradotto i racconti. E così il primo importante libro di Bassani appare finalmente qui, anche se con un certo ritardo, per colpa mia, avrebbe dovuto aggiungere una lunga. Guardate che bello, cara signora Wolf, niente mi rallegra di più in un lunedì grigio che ricevere le 5 storie di Ferrara di Bassani. Penso che sia uno degli scrittori di narrativa
più eleganti del mondo. Aspetto con ansia a leggere, grazie mille. Asterisco, a causa dell'assenza della mia segretaria nel frattempo, questa nota verrà spedita in un luminoso giovedì. Il mio entusiasmo non è diminuito. Quindi vedete dietro le quinte quanti in realtà, appunto, guardate Mitchell cosa riesce a dire. Essere lo scrittore più elegante di quell'Europa che aveva appena dato luce, no, a Stendhal, a Flaubert, a Manzoni, appunto, e così via, agli italiani, eccetera, eccetera, devo dire è un punto d'onore molto alto, di riconoscenza della sua scrittura anche in traduzione. E sappiamo appunto come finisce la storia, finisce bene nel 2018 che appunto viene rieditato, ritradotto e finalmente col titolo il romanzo The Novel of Ferrara. Andiamo un attimo avanti, nel frattempo come vedete escono ancora le sue pubblicazioni, io qui per questione di spazio vi metto una sola recensione, ma ne potevo mettere 15. Ne potevo mettere 15 alla New York Times, alla Los Angeles Post, alla Winchester Star, a quello che volete, di qualunque parte degli Stati Uniti, insomma, non è solo New York accentatrice. E così l'odore del fieno, e per ognuna appunto se ne gradisce profondamente proprio questa scrittura colta, che per gli americani vuol dire come entrare proprio nella parola per riuscire a trovare cosa, non solo il senso e il significato, ma a trovare ciò che l'ha formata nel tempo, quindi risentire l'eco degli altri scrittori, insomma, quindi è come se Bassani fosse una sorta di micro enciclopedia del sapere letterario. E questo a noi italiani e a voi ferraresi addirittura è molto importante, perché sappiamo bene quanto la ricezione, Rosy Cupolo sa meglio di noi, quanto la ricezione estera sia un segnale comunque poi della propria parte, del proprio essere, del proprio sapere, insomma. Andy Warhol lo fa intervistare da Delfina Rattazzi per l'interview nel 1972, maggio 1972, nel frattempo ad aprile sapete bene che il Giardino dei Finzi Coltivi di De Sica ha vinto l'Oscar, e sapete bene che Bassani intelligentemente ha detto a me non c'entro niente, non corrisponde. Perché? Perché voleva essere visto come scrittore e non colui dal quale si prendono i film, oltre che tutti i motivi che sappiamo, stilistico, narrativi, eccetera. Però intanto Andy Warhol si nota lui. Vogue, sapete quanto è importante la rivista Vogue, nota Bassani, lo traduce e lo pubblica. Quindi vedete che l'America è molto importante per Bassani. Nel 1974, ecco qua, the American Academy of Arts and Letters, National Institute of Arts and Letters, the recognition of creative achievement in the arts, Giorgio Bassani was elected honorary membership. Non è poco, è un riconoscimento incredibile. Incredibile perché chi viene da un piccolo centro come Ferrara, di una piccola regione, di una piccola penisola, di una piccola Europa, supera l'oceano ed arriva qua. E arriva qua attraverso la necessità di una testimonianza, non attraverso l'Oscar o altre vie. Ma non lo sapevamo. Questo è il gran segreto di Giorgio Bassani. Forse sono i suoi lettori il gran segreto, non è lui. Cominciamo a domandarcelo. Questa orribile mappa l'ho fatta io, per cui ci sono tanti errori, ma fatto sta, vedete Canada, ahimè, è enorme, insomma, però anche se ne vive sono una striscia, perché il resto neanche pinguini. Nelle stelle sono i posti dove lui è stato, i cerchi ho messo dove lui non è stato, tipo in Texas, ma ha corrisposto con varie persone. Guardate dove è stato Bassani in America, cioè Bassani è stato in America, in Nord America, lo vedete, cioè l'ha coperta tutta, non tutta al millimetro, ma tutta tra est, ovest e centro. Quindi, come vi dicevo, dal 1966 al 1992 Giorgio Bassani conquista l'America, oh, questa è la verità, ma si fa conquistare anche dall'America, in questo senso, per fare il gioco di parole della conquista. Cioè dal 43, scappato dalle leggi razziali dei fascisti per tradurre un addio alle armi, dice addio alle armi perché comincia una nuova lotta, che non è fatta con le armi ma è fatta con l'intelligenza. 1966, 26 aprile 1900, questi sono tutti i documenti appena usciti, chiaramente, prima volta li mostro. Scrive a Niccolò Gallo, al quale verrà dedicato, per sapere, il romanzo di Ferrara l'80. Caro Niccolò e Dinda, la moglie, domani ripartiamo per l'Italia dopo 15 giorni, ma con la madre d'ora, come vedete, il primo viaggio a New York. E cosa fa a New York, parlando di questa città in continuo movimento, in questa città in continua trasformazione, e finisce... Vi racconterò a non finire tutto l'entusiasmo di un primo viaggio a New York. Viene invitato all'Istituto di Cultura di New York, appunto, dove farà tre conferenze, rilascerà un'intervista e dialogherà con gli studenti delle università newyorkesi.
per esempio, per poi tornare a New York, la città che amerà di più, inevitabilmente, se vogliamo, chiunque c'è stato capisce perché, tornerà appunto ripetutamente. Però quello che dicevo all'inizio, questo gran segreto, io che cercavo il segreto di Bassani senza capire che il mistero ero io, guardate questa poesia, questa chiaramente viene dall'archivio Bassani, insomma. Credevi di esserci riuscito, confessalo, meticoloso tu storico di scandali, a non darne, a non viverne tu stesso mai. Vivente scandalo, anche tu viceversa, come pensai. Tu anche, fin dal principio, fin dal tuo primo trovartici, scandaloso, innocente. Primo trovarsi in Indiana, sapete dov'è l'Indiana? Lo sapete? Nel mezzo del nulla. L'Indiana è nel Midwest, sotto Chicago, quasi a metà della America. Midwest perché è l'apertura alla grande strada dell'Ovest. È un posto, una landa desolata. C'è nato Michael Jackson in Indiana, e io ci ho fatto il dottorato. Questi sono gli unici due motivi per cui è famosa. Ma insomma, e Bassani arriva in Indiana, quindi Bassani non va a insegnare a New York. No, si insegnerà anche a New York, ma va a insegnare nella vera America. Come se uno veramente volesse capire meglio l'Italia, andrebbe nel suo cuore, no? E il suo cuore non è a Roma, non è Napoli, non è Ferrara, è il piccolo paese Codigoro, forse, diciamo, nel senso, no? In cui si può vedere prima. E guardate cosa scrive, scandaloso, innocente, fino al tuo primo trovartici, cioè si sta domandando, sta facendo questa lunga, enorme passeggiata dalla quale si domanda di se stesso, questa scandalosità innocente, questo contrasto, questo ossimoro, questo voler essere più grande, voler maturare, stare meglio, come tutti noi, solo che lo scrive, solo che il tempo... No? Sotto la polvere riposano le sue testimonianze, che adesso è il nostro compito di mettere piano piano tutte insieme. Tant'è vero che poi saltano fuori addirittura le foto, queste le conosciamo, le abbiamo pubblicate tempo fa, quando insegnavo a Indiana University di Bloomington, appunto. E in una parola, adesso queste sono, usciranno nel libro delle foto inedite che ho trovato appunto nella Public Library di New York, mentre molto belle, insomma, fatte da Herbert Mirkin a lui. E guardate che bello questo articolo, Giorgio Bassani, Man of Letters. Ecco chi è Giorgio Bassani dall'America. È l'umanista, ma l'umanista nel senso veramente latino del termine. È l'uomo di lettere, cioè colui che impersonifica la letteratura e la tradizione culturale. Senza dover fare troppi glamuri, ma proprio essendo se stesso, insegnando la sua opera in prosa e in poesia negli atenei americani, portando la mostra d'Italia Nostra, l'Italia da salvare a New York, da New York a San Francisco, passando per New Orleans, Pittsburgh e Toronto, che, cioè, capite quanto l'America abbia influito e Bassani abbia influito l'America per meritarsi questo, appunto, questa nomea, insomma, di uomo di lettere. E vorrei concludere con questa lettera che manda Edoardo Lebano, che è il professore che lo invitò in Indiana, che gli scrive, tornato dal prima esperienza di insegnamento il 20 maggio del 1976, quella ovviamente cerchiata. Mi manchi molto, mi mancate tutti molto, e adesso di più il periodo che ho trascorso a Bloomington, Indiana, cioè all'Indiana University, mi appare come uno dei più felici della mia vita. Cioè questo scandaloso innocente finalmente ce l'ha fatta. Sepolto, io quando stavo in Indiana d'inverno facevano meno 25 gradi, non sto scherzando, e lui c'è andato a febbraio quando fanno meno 25 gradi. Cioè, finalmente nascosto dalle coste, nascosto dall'oceano, nascosto da questa lontana Italia, sempre comunque nazionalista anche negli anni 70, alla fine riesce a trovare la sua grande felicità. Perché non l'ha mai detto? Questa è la grande domanda. Ma perché questo segreto? Però via, io credo proprio che la risposta non sia perché non l'ha mai detto, ma perché non gliel'abbiamo mai chiesto. Perché non ci siamo mai domandati fino a dove si fosse spinto. Capite che voglio dire? Ma stamattina avete cominciato a farlo, quindi il nostro lavoro adesso è veramente si arricchirà delle vostre forze, quindi credete sempre in questo, cioè veramente dove si va a fine, non dove si parte. Dove si parte è facile, si parte da Ferrari, si parte da Roma, si parte da dove volete, ma dove si arriva? Dove siamo capaci di arrivare? Dov'è capace la felicità ad arrivare al di fuori di tutto e di tutti? No? Io vi ringrazio tanto. E ho il piacere di produrre, no?
stata lei, eh? Adesso la Europa ci canterà una canzone. Ah sì, sì, guarda. Consulto la professoressa Onofri con Giorgio Bassani e i nonni materni e mamma e Cesare Minervi nella vita quotidiana. Allora, siamo nella dodicesima giornata Bassani. Il titolo dell'intervento è Giorgio Bassani, la vita quotidiana, i nonni materni Emma Marchi e Cesare Minervi. Dunque, sul volume Nuovo dizionario dei sinonimi di Nicolò Tomaseo sono poste le firme di possesso di Salomone Minervi, di Cesare Minervi, studente di terza classe liceale 1873, e di Giorgio Bassani, loro nipote e bisnipote da parte di madre 1954. Dalla firma di possesso siamo risaliti, consultando l'archivio storico del liceo Iosco, all'anno 1873. In cui Cesare Minervi ha ottenuto la licenza liceale classica. Questi sono i suoi voti. Nell'archivio storico del liceo Iosco di Ferrara, cioè dentro a quella stanza, in quella stanza c'è l'archivio storico, nell'archivio storico del liceo Iosco di Ferrara, questi sono i voti di Cesare Minervi. Materie scritte, italiano 6, latino 9, greco 9, matematica 7. Materie orali, italiano 7, latino 9, greco 9, storia e geografia 6, filosofia 9, matematica 10, fisica 8, storia naturale 8. Questi sono i voti che avete visto nei registri che sono là in fondo. Vado avanti. Nel registro di classe degli esami di licenza liceale classica del 30 luglio 1873 sono promossi in 4 su 16, tra cui 16 Cesare Minervi, che viene premiato anche per le scienze. Il registro qui in fondo, nella parte bassa, come faccio? C'è il puntatore? Dov'è? Sì, quello in alto. In alto? Sì. Tirato di più. Ecco, nella parte, in questa parte si dice al numero 11, premiato per le scienze, Cesare Minervi. Viene premiato proprio per le scienze, che sono lo scopo della sua vita, dello scopo della sua vita per tutto il tempo. Gli archivi di Ferrara che abbiamo consultato sono l'Accademia delle Scienze, l'Archivio Storico del Comune, l'Archivio Storico del Liceo Ariosto, la Biblioteca Iostea, Centro Studi Bassaniano, Fondazione Giorgio Bassani, Ricerche Storiche e Anagrafiche del Comune. Questa è una fotografia dell'archivio storico, una fotografia che è stata scattata dentro quella stanza. Le prime notizie, allora guardate, qui abbiamo una fotografia importante ed è la fotografia è questa. Vedete che abbiamo Giorgio Bassani, Dora Minervi Bassani, era la mamma, che sono nell'orto della casa del nonno Cesare e di Emma Marchi. Abbiamo anche il marito, la fotografia del marito prima di partire per la guerra nel 2016 e abbiamo una lettera di Dora Minervi e del marito che era al fronte. Dunque Dora Minervi si era trasferita a Bologna per raggiungere il marito e a Bologna nasce per caso Giorgio Bassani. Il marito parte per la guerra,
Dora Minervi decide di andare ad abitare nella casa dei suoi genitori, cioè di chi? Di Emma Marchi e di Cesare Minervi. Va nella casa dei suoi genitori e qui cresce in una... Giorgio quindi trascorre i primi anni della sua vita in stretto contatto con la natura. L'orto è il luogo in cui lui gioca. Cesare Minervi è affettuosissimo con Giorgio, Emma Marchi lo segue moltissimo e Dora Minervi, la figlia, si trova a proprio agio, sempre preoccupata per il marito che è nella guerra. Giorgio quindi nasce, o meglio, vive nella casa dei nonni, di Emma Marchi e di Cesare Minervi per 4 anni. Quando torna il padre lui non lo conoscerà, non lo riconosce perché non l'ha mai visto in pratica e viene allevato a stretto contatto con la natura. Quindi cresce in un ambiente che era sereno, quindi a differenza di una passeggiata prima di cena in cui vedete tante tensioni. E Giorgio Bassani nel 1943 era imprigionato nel carcere di Via Piangipani e in questo periodo descrive il nonno, cioè nel 43 descrive il nonno com'era e guardate cosa dice: credo che il nonno Cesare abbia davvero scoperto il segreto dell'immortalità, che è quello di non lasciarsi raggiungere dalle emozioni, se non che a lui le emozioni danno noia e fastidio e le evita accuratamente. Noi, credo, teniamo alla natura disgraziata dei poeti, tutti senso e lotta, il nonno a quello dei filosofi che vivono nell'assenza, nel distacco, nella calma metafisica. Quindi il libro, questo brano è tratto da una prigione, Bassani era appena uscito dalla prigione di Via Piangipane, dove adesso c'è il MEIS. Ma chi era Emma Marchi? Allora, Emma Marchi era una nonna cattolica, era un'infermiera che apparteneva ad una famiglia di contadini che coltivavano la loro terra nel sottomura, a poca distanza dal nuovo arcispedale Sant'Anna di Corso Giovetta. Era nata il 15 gennaio 1865 da Angelo Marchi e da Maria Orlandi e aveva sposato Cesare Minervi l'8 marzo 1886 con rito civile perché uno era ebreo, l'altra era cattolica e quindi si sposano con rito civile. Avevano avuto 5 figli, Giacomo che era il primogenito, Carmen, Max, chiamato anche Benedetto dalla madre, quindi qui vedete la differenza. Il Max era il nome che aveva dato Cesare Minervi al bambino, Benedetto è il nome che dà la madre, con cui lo chiamava. Le altre 2 figlie erano Dora, che è Dora Minervi, quella che abbiamo visto nella foto precedente, e Luisa. Luisa segue la parte cattolica, Luisa sposerà un cattolico e da Luisa nascerà la cuginetta cattolica di cui parleremo fra poco. È morta il 16 gennaio 1936 ed è sepolta nella Certosa di Ferrara, il principale cimitero cattolico della città, nello stesso loculo della sorella minore Carolina, deceduta nel 1958. Sorella minore, quella sorella minore che poi nella passeggiata prima di cena viene trasformata nella zitella che dalla finestra vede il tutto.
fatto. Quindi vedete che la storia è una storia che è diversa rispetto a quello che viene raccontato nella passeggiata prima di cena. E dunque sono... Cesare Minelli invece era nato il 6 dicembre 1856 da Salomone Minervi e Gioconda Camaioli ed è morto il 17 ottobre 1954. È sepolto nel cimitero ebraico di Ferrara, accanto al figlio Giacomo e alla sua famiglia che muoiono prima di lui. Questa vecchia fotografia di questo signore con i bambini sulla tomba di Cesare Minervi al cimitero ebraico di Ferrara è Ugo Lussati, che era un discendente della prima figlia di Carmen. Questo signore da Israele era venuto in Israele, da Israele, dove viveva insieme alla sua numerosissima famiglia, non ricordo se sono 7-8 figli, adesso si è trasferito in Italia in seguito ai disastri che stanno succedendo in Israele. Questo signore mi ha fatto avere questa fotografia, che è molto importante perché si legge chiaramente l'iscrizione che è sulla tomba e è una persona che era il erede di Carmen, cioè la prima figlia, era l'erede di Carmen anni 20 mi ha mandato questa foto, perché nel 1920 nel 2020 ho cominciato, eravamo in pieno Covid, non sapevo cosa fare, sono andata alla ricerca di Cesare Minervi e quindi della persona di Cesare Minervi e della moglie Emma Marchi, un po' dappertutto, in tutta Ferrara. Quindi Emma Marchi, figlia dei contadini Angelo Marchi e di Maria Orlandi. Vedete che i nomi Angelo e Maria sono nomi evidentemente cattolici, quindi i nomi sono importanti. E era nata, Emma Marchi era nata nel 1856, quando l'analfabetismo, soprattutto femminile, era la regola presso la classe sociale da cui proveniva. E Emma sapeva leggere e scrivere, aveva frequentato almeno per alcuni anni la scuola. Quindi vedete, bisogna contestualizzare anche nel periodo storico. Non era così consueto che una figlia femmina fosse andata a scuola da parte di un cattolico, di un contadino cattolico. Cesare Minervi invece era figlio di Salomone Minervi e di Gioconda Camaioli, la terza moglie di Salomone, che era un venditore di granaglie che aveva avuto 12 figli, di cui Egle e Cesare erano gli ultimi. La cattolica Emma e l'ebreo Cesare si sono sposati con rito civile nel marzo 1886, quando il loro primogenito Giacomo era già nato. E siamo in attesa dell'atto di matrimonio che ho chiesto, ma poiché c'è una lista d'attesa per ricevere, perché sono pochi gli impiegati comunali, siamo ancora in attesa. Sono sicura di essere in attesa perché ho avuto una risposta. Ecco, quindi questa è un po' la situazione. Questo è il diploma di laurea di Cesare Minervi, conseguito alla Regia Università di Bologna nel giugno del 1879. La foto del documento incorniciato mi è stata inviata nel 2020 da Ugo Lutazzi, discendente di Carmen, la figlia maggiore di Cesare ed Emma. Vedete che cominciamo un attimino a parlare delle persone. Emma e Cesare, quando i figli erano bambini, li avevano cresciuti in modo molto libero e anticonvenzionale.
intervenendo nella loro educazione solo una volta cresciuti. Giacomo, che aveva mostrato notevole propensione per il disegno, diventerà poi medico come il padre. Ecco una caricatura di Cesare in bicicletta con la scritta «Aspetta che annota, si non scord», dialetto ferrarese. «Aspetta che prendo nota, altrimenti mi dimentico». E la bicicletta è il mezzo di locomozione preferito da Cesare, dal nonno Cesare. L'altra caricatura era degli zii Achille e Ceglio, con la scritta «Lo zio Achille e lo zio Ceglio non potevano venire meglio», perché erano caratterizzati dall'essere due persone ma un corpo solo, e questa è la caricatura. Quindi poi vediamo che ci sono anche, dà il senso del clima della vita familiare. Perché? Perché può permettersi di fare la caricatura del nonno, del padre, insomma. Questa è la fotografia di Giacomo Minervi quando era giovane, quando ha realizzato queste caricature. Carmen e Dora, le figlie maggiori, quindi parliamo di Dora Minervi, la figlia di Cesare e di Emma, quella che abbiamo visto nell'orto con Giorgio Bambino. Carmen e Dora, le figlie maggiori, erano molto viziate. Emma le lasciava libere dai lavori domestici e Cesare, attento alla loro salute, aveva preferito che crescessero libere di impegni e all'aria aperta. Erano un pochettino, delle scavezzacollo. Il loro sport preferito è andarsi a arrampicare sulle carrozze che passavano per la strada. Quindi vedete anche molto libere come. E nel 2010 vengono mandate in un collegio in Svizzera per ricevere un'educazione adeguata. Mentre Marta, la più piccola e docile, viene educata in casa. Dora, che aveva mostrato di amare la musica, impara a suonare il pianoforte ed educare la voce da soprano. E dal video precedente che questa mattina hanno presentato gli studenti, abbiamo visto che ci sono tante cose che sono simili a queste. Dora, ad esempio, chiamava la musica, accompagnava anche il padre suonando il pianoforte nelle sue ricerche di acustica. Perché? Perché era un esperto d'acustica. E qui vedete Dora, che è quella che avete qui. Ecco Dora, il 18/7/1910 è in Svizzera e vedete che non è più quello scavezzacollo dei primi anni, e la famiglia è intervenuta. E l'altra è invece Carmen, che è quella che ha fatto avere alzati i documenti che adesso vedremo. Questa sotto invece è Marta, la figlia più giovane, e Emma, nell'orto di casa. Vedete, l'orto è molto importante. Cesare sposa Emma, che è una donna forte, concreta e intelligente. Lo aveva sostenuto e accudito per la sua fragile salute all'inizio del matrimonio, e successivamente si era fatta carico della famiglia, permettendogli di dedicarsi completamente alla scienza, interesse prioritario della sua vita. Il 25 agosto del 1917, Cesare Minervi, nel suo testamento olografo, lascia usufruttuaria la mia diletta moglie,
e il 19 settembre 1920 aggiunge un ringraziamento alla mia cara moglie, alle cure della quale devo se ho potuto fare qualcosa al mondo. Quindi, come vedete, il matrimonio non era un matrimonio infelice. Perché? Perché c'era questa, sicuramente c'è stato, ci ha pensato bene prima di sposare Emma, però è stato accudito, ha trovato il modo di poter esprimere se stesso, la sua scienza, l'amore per la scienza, proprio per merito della moglie. E questo lo dice in questo testamento, un testamento che è scritto, come vedete, a mano, quindi olografo, è scritto a mano e che si trova in fotocopia, non è l'originale, in fotocopia presso la Fondazione Giorgio Bassani. E c'è questa riconoscenza nei confronti della moglie, a cui attribuisce il suo stare bene anche in salute. Quindi ha avuto l'apporto di un sangue che non era quello tradizionale degli ebrei che si sposavano fra di loro, ma era una donna forte, era una contadina che però sapeva leggere. Cesare, subito dopo la laurea, viene assunto come assistente nel vecchio ospedale Sant'Anna. Questo qui è il vecchio ospedale Sant'Anna, questo che vedete in fotografia. Questo che vedete in fotografia, che è vicino alla chiesa di San Carlo, siamo quasi di fronte alla chiesa dei Teatini, siamo in corso Giovecca. Qui Cesare Minervi ha iniziato a lavorare come medico, prima come assistente, poi come primario di reumatologia, ha cominciato da questo ospedale. Vedete che in quegli anni aveva sofferto di un'infezione tifoidea, di ulcere ed artrite, che gli aveva impedito anche di svolgere il servizio di leva. Quindi era sofferente, si curava lui stesso da solo, come è stato detto nel video precedente. Il divenuto primario aveva affrontato le epidemie di colera, di vaiolo e nel 18 anche la pandemia di febbre spagnola, per cui era particolarmente, vedete che la scienza e anche l'essere medico, un medico che curava gratuitamente le persone che non potevano permettersi di pagare, ma anche un medico che se uno poteva pagare si faceva pagare e bene, ok? Nei primi anni dopo la laurea aveva partecipato attivamente alla vita cittadina e fatto parte del consiglio comunale e della giunta. Era un medico dagli interessi anche umanistici, leggeva romanzi naturalistici francesi, era appassionato d'opera e amava il teatro e la musica. Per tutta la vita è stato un frequentatore assiduo del teatro comunale cittadino, noto per l'ottima acustica. Tanto è vero che presso la Fondazione Bassani abbiamo ancora la sciarpa che lui portava a teatro, una sciarpa di seta di un bel colore dorato. Dopo che il vecchio ospedale era stato demolito, il professor Cesare Minervi presta servizio come primario di reumatologia presso il nuovo arcispedale Sant'Anna, vicino alla prospettiva di Corso Giovecca, e nel 1925 va in pensione. Nell'atrio del nuovo ospedale c'è ancora il busto di marmo di Cesare Minervi, questo al centro, vedete questo? Questa persona è Cesare Minervi, si trova proprio all'ingresso del fondo Corso Giovecca nel nuovo ospedale e vedete che di fianco a lui ci sono altri medici importanti, ma lui è messo al centro. Quando si entra in questo ospedale
sulla sinistra vediamo proprio il busto di Cesare Nervi, che aveva quei grandi baffoni grandi, vedete che è un busto di marmo, e quindi è una cosa importante. Sotto abbiamo invece la tomba di Cesare Minervi, e abbiamo però anche le tre tombe della famiglia del figlio primogenito, che era lo zio Dedo, che muore, Giacomo Minervi. Queste tombe, vedete che sono state restaurate permesso della famiglia Bassani, dall'associazione Arche e dagli studenti. Quindi questo è un restauro che è stato fatto, un restauro in cui abbiamo pulito queste tre tombe e abbiamo recuperato le parole che sono scritte sopra, e sono molto significative. E questa parte l'avete letta prima perché avete visto l'iscrizione che appare in questa tomba accanto a quella del figlio: è sepolto il professor dottor Cesare Minervi, per 40 anni primario dell'Arcipedale Sant'Anna, scienziato originale clinico di fama, medico curante di 4 generazioni di ferraresi. Nato nel 1856, quando ancora Ferrara governavano i cardinali legati, morì nell'autunno del 1954, quasi centenario, vivendo fino all'ultimo del proprio lavoro, passando arguto e solitario fra noi, col sorriso del saggio e del filosofo e lo sguardo distante di chi ha sfruttato il dolore. Quindi vedete che il significato di questa iscrizione è un significato molto pregnante. Queste parole sono state incise dallo stesso Giorgio Bassani, che era incise dallo scalpellino, però il testo è di Giorgio Bassani, e Giorgio Bassani era venuto appositamente da Roma per seguire il funerale del nonno e aveva dato allo scalpellino da riprodurre questa iscrizione. Sul Corriere Padano del 12 gennaio 1928 appare la notizia che, in occasione del pensionamento dei professori Minervi e Casati, sono stati donati e festeggiati due cofani di argento dorato, sul coperchio del quale in mosaico risaltano i due stemmi di Ferrara e dell'Arcispedale, dentro cui sono contenuti biglietti da visita dei 110 colleghi donatori. Quindi quello che voi vedete è il cofanetto d'argento, un cofanetto d'argento. E questa fotografia mi è pervenuta nel 2020 da Ugo Luttazzi, discendente di Carmen, la figlia maggiore di Emma e Cesare. Quindi questo era un cofanetto. Avevano il Corriere Padano, un giornale molto importante di Ferrara, e nel Corriere Padano appare che avevano fatto veramente una festa in onore del pensionamento in uno dei luoghi più importanti di Ferrara, e qui erano tantissime persone presenti. In quell'occasione Cesare Minervi parla del suo modo di essere medico, di che cosa ha fatto come medico nella sua vita, e affronta 6 punti che sono dettagliati, si trovano proprio in questo articolo, e sul Corriere Padano del 12 gennaio 1928. Il Corriere Padano è consultabile alla Biblioteca Ariostea, perché ci sono tutti i numeri del Corriere Padano. Nel 1914, insieme al figlio Giacomo, pubblica I problemi principali di acustica, diagnostica generale, normale e fisiologica, studio clinico sperimentale, con 28 figure intercalate nel testo. Prefazione del professor Cesare Frugoni, direttore della clinica medica della Regia Università di Roma. Questo volume, ecco. La cosa importante è che questo volume, conservato presso la Fondazione Giorgio Bassani, ha le pagine ancora imponse,
le pagine non sono mai state tagliate e quindi è possibile dentro vedere le figure che Cesare Minerva aveva utilizzato per decorare, e non sappiamo neanche se sono tutte di Cesare Minerva o se ce n'è qualcuna del figlio. Perché? Perché il libro, questo volume, è pubblicato dal figlio, dal padre e dal figlio, che sono entrambi professori di medicina. Le prime pubblicazioni scientifiche di Cesare Minerva risalgono al 1881. Era tanto esperto nella propria disciplina da pubblicare anche su riviste italiane e straniere. Conosceva bene il francese, il tedesco e l'inglese lo scriveva, ma non ne conosceva la pronuncia. Nella sede ferrarese della Fondazione Giorgio Bassani, al piano terra della Casa dell'Ariosto, è conservato un poderoso volume di Wells in inglese, con sottolineature a matita e a lapis rosso e nero in quasi tutte le pagine. Questo è una cosa importantissima, perché? Perché, come sapete, l'inglese lui lo pronunciava così come lo leggeva. Ed è questo libro, è un libro importantissimo, perché questo Wells è stato anche lo scrittore della macchina del tempo. Ed è una cosa molto importante. C'è un libro di un vostro ex compagno di scuola, che è è famoso per essere uno degli scrittori dei Wuming, che parla della macchina del tempo e parla proprio di Wells, e gli farò sapere che questo volume è un volume che si trova anche nella biblioteca della Fondazione. Notizie dettagliate sulle pubblicazioni scientifiche. Notizie dettagliate sulle pubblicazioni scientifiche di Cesare Minerva sono conservate negli archivi dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, di cui fu socio effettivo fino al 1937, quando divenne socio onorario. L'Accademia delle Scienze è la più antica istituzione culturale ferrarese, per alcuni anni era stata ospitata al Palazzo dei Diamanti. Questo è quel discorso solenne di cui hanno parlato anche i vostri compagni in precedenza. Questo è il frontespizio, vedete che appare atti dell'Accademia delle Scienze, e se si vuole approfondire si approfondisce attraverso il video dei vostri compagni, ma anche andando all'Accademia delle Scienze. Cesare ed Emma, che dopo il matrimonio avevano abitato nel ghetto presso Salomone Minerva, col miglioramento della condizione economica legata alla nomina primario di Cesare, avevano acquistato una casa a tre piani con un grande orto in via della Ghiara 18. In questa foto del primo decennio del Novecento, Emma è seduta in prima fila con la figlia Dora, il suocero Salomone, quindi abbiamo modo di vedere com'era Salomone, ok? Che è questo è Salomone, questa è Dora, questo è Salomone, questo è Cesare Minerva, questa è Carmen, questa è Emma, questa è Dora e questa è Marta, ok? In secondo piano c'è il figlio, la sorella di Cesare Minerva, la quale era una persona alta non più di 1,40 m, che era stata nutrita nella prima infanzia solo di mele cotte e quindi non si erano formate le ossa, e Cesare Minerva aveva sempre impedito che si sposasse perché sarebbe morta sicuramente, non poteva sopportare una gravidanza. Ecco,
poco prima di morire, Salomone l'ha andato a vivere con loro nella casa di Via della Ghiara. Ok? Dunque, 1910 circa, Emma Marchi e Minervi con le figlie Dora e Carmen. In quegli anni, ricorda Jenny, sorella di Giorgio, la nonna Emma si occupava dei bambini della parrocchia. Lei continua a essere cattolica. Oltre a essere un'ottima cuoca e gestire alla perfezione la casa di Via della Ghiara, e qui la vedete in carrozza con le due figlie. Dopo la morte di Cesare la casa è stata venduta e al suo posto è stato costruito negli anni 60 un grande condominio che occupava anche gran parte dell'orto. Il muro dell'orto che dava su via Baluardi è questo. Il muro dell'orto che dava su via Baluardi è ancora riconoscibile, basta confrontarlo con quello presente nella fotografia di Bruna, la cuginetta cattolica di Bassani, figlia di Marta, in visita ai nonni materni. Il muro è visibile anche oggi da un cancello di via Baluardi a ridosso delle mura. Questo è il muro, vedete che è lo stesso muro in cui appare la fotografia di Bruna, la cuginetta cattolica, la figlia di Marta, che aveva sposato un cattolico, quindi il ramo cattolico è continuato da questo, in questo modo. Questa è il grande condominio che vedete, dove c'è questa porta, e che è stato costruito sulla casa di Cesare Minervi. Quindi il numero 18 è rimasto nel condominio, la porta è una porta molto vecchia che avrà una parte, la parte alta probabilmente è dell'epoca, e però è un condominio enorme, quindi è stato completamente cambiata, insomma. Antonioni Flora, che si trova nella foto scattata in quinta ginnasio accanto al professor Ghisellini, è la ragazza col caschetto. Ok, questa ragazza col caschetto, questa è Antonioni Flora, questa è la ragazza col caschetto, era stata compagna di scuola di Giorgio Bassani e diventata giornalista ha intervistato Cesare Minervi nello studio medico di Via delle Scienze 8, che adesso vi farò vedere. Nell'archivio storico del liceo Ariosto è conservato il suo archivio. Quindi articolo che ho là in fondo, e ho delle copie, se qualcuno ne vuole una copia lo può prendere prima di uscire. Ecco, l'articolo è Antonioni Flora, era una giornalista famosa, aveva lavorato per le più importanti testate italiane e questo articolo è stato pubblicato sul Corriere di Informazione il 25 marzo 1954, il Corriere dell'Informazione era l'editoriale del Corriere della Sera, una testata milanese. Lei ha intervistato Cesare Minervi nello studio medico di Via delle Scienze 8. Ok? Quando va in pensione, Cesare Minervi apre uno studio medico al primo piano di Via della Scienza numero 8, dove esercita privatamente la sua professione fino a poco prima della sua morte. Durante l'occupazione tedesca rifiuta di nascondersi e nonostante le pressioni delle figlie continua a curare i suoi concittadini e, come racconta Flora Antonioni nella sua intervista, cura persino dei soldati tedeschi che erano andati per farsi curare e non per curarlo. Quindi pensate un pochettino. Quindi lui ormai era vecchissimo, non se l'è sentita ad andarsene,
ma non si è neanche nascosto, ha continuato a curare gratuitamente chi non poteva permetterselo, facendosi pagare bene dalle persone che erano danarose. E qui vedete, guardate, questa è la casa, l'esterno della casa, ok? Questa è la scala, guardate questa scala, è bellissima, è cotto ferrarese e arriva sino in fondo, in cima. Nel pianerottolo c'era lo studio di Cesare Minervi, uno studio che però è stato completamente ristrutturato alla fine del 1900, per cui dentro è irriconoscibile. Però c'è una cosa molto importante che vediamo qui, ve lo faccio vedere, vediamo qui in questa fotografia, se faccio andare il notatore, questa cosa qui è importantissima, adesso vedrete il perché. Da sinistra all'esterno dello studio, la scala in cotto ferrarese del 400, il cancello che separava il primo piano dal piano superiore, e quindi il cancello era in questa posizione. Quindi vedete che c'è la parte alta, qui c'era questo cancello per impedire alla gente di sbagliarsi e di andare fino in cima. E questo è il cancello, la parte che manca del cancello, che è ancora nello stesso luogo, in una piccola cameretta che è al piano terra. Lo studio del professor Cesare Minervi ora non è più visibile. L'intero primo piano è stato ristrutturato completamente alla fine del 1900. Dall'articolo di Flora Antonioni del 1954 sappiamo che era composto da due ambienti al primo piano adiacenti alla scala. Questo è il luogo, questo è il marchingegno che è un risuonatore di Schaeffer. Ed è un marchingegno che si trovava proprio nel foro, in questo foro, ok? Era inserito qui dentro. E questo strumento era stato donato alla facoltà di fisica, dove adesso è esposto, e questo è lo strumento esposto nella facoltà di fisica ed è stato studiato dalla dottoressa Anna Maragno, che ha fatto una tesi su Cesare Minervi e che è stata anche pubblicata. Ecco, quindi abbiamo questo. Invece in questo lato abbiamo la signora Beltrami, che è la memoria storica dell'edificio. È la persona che noi abbiamo contattato per prima e ci ha dato tutte le notizie che qui vedete. Il 21 giugno 2018 il liceo classico Ludovico Ariosto, tramite Archea Associazione Culturale Nere Olfieri, rende leggibili le tre lapidi di Giacomo Minervi, del figlio Cesarino e della moglie Zoe Cavalieri Minervi, col permesso della famiglia Bassani. Scusate. Col permesso della famiglia Bassani. Ecco. Vedete, gli studenti coinvolti sono questi che voi vedete, che hanno fatto una attività di scuola-lavoro al cimitero ebraico e che hanno restaurato queste tre tombe che sono accanto a quella di Cesare Minervi. Questi sono gli studenti di allora, con i nomi e i cognomi. Giorgio Bassani nel 1974 scrive la poesia Storia di famiglia, in cui racconta la storia della famiglia di Giacomo Minervi, l'amato zio Dedo. E questa è una poesia che è stata pubblicata nella raccolta Epitaffio del 1974.
Il pittore Carlo Lombardi, dopo la morte di Cesare Nervi, ne fa un ritratto commissionato dai familiari, ispirandosi liberamente a foto di famiglia. Questo ritratto è un ritratto postumo fatto dopo la morte, e vedete, per farlo si sono ispirati a queste fotografie di Cesare Minervi, che ha questa capigliatura riconoscibilissima, e così via. Questa è una parte dell'albo genealogico dei Bassani, da un disegno di Eugenia Bassani, sorella di Giorgio, detta Genny. C'è un errore, un piccolo errore, e qui mette come cognome Meandri, ma si scriveva talmente male nei registri del tempo che l'errore è facile che sia stato fatto. E qui che cosa vedete? Vedete il quarto cattolico di Giorgio Bassani, Salomone Minervi, Cesare Minervi era figlio di Salomone Minervi, eccetera. Però Angela Marchi e Maria Orlandi, ok? È il quarto cattolico di Giorgio Bassani, mentre Angelo Bassani, Davide Annau, Ester Menapoli, eccetera, fanno parte sempre del ramo principale. E quindi che cosa succede? Che i figli di Emma e di Cesare, una parte sono diventati cattolici, una parte sono rimasti ebrei, però ebrei e non osservanti. Come era laico il nostro nonno Cesare, così era laico il nostro Giorgio Bassani. E la cosa importante è che al cimitero ebraico di Via delle Vigne, adesso, in questo momento, le persone che vanno per il 90% sono sul monumento che il comune di Ferrara e Ferrara Arte di tanti anni fa avevano fatto in onore di Bassani. Bassani è sepolto davanti a questo monumento sotto un cespuglio di rose, nella stessa condizione in cui era quando è morto. Quindi abbiamo questa cosa. Bene, con ciò ho finito. Le domande per i nostri relatori? Già ce n'è una, professoressa Cazzola. Chiedevo una fesseria, però ci stavamo chiedendo qua perché la ragazza, la figlia, mangiasse solo mele cotte. Perché? E la cosa ci ha colpito molto. Dunque, il matrimonio era tenuto anche tra consanguinei. Ed era stata nutrita proprio, lei era allergica a tutto, condenata, era allergica a tutto e quindi mangiava solo delle mele cotte. E tanto è vero che Cesare Minervi anche nel testamento raccomanda che la sorella fosse accudita e dà questa notizia che ha cercato proprio, nonostante qualcuno avesse tentato di sposarla, proprio aveva impedito, perché non era possibile per lei portare avanti nessuna gravidanza. Intanto non era cresciuta, quindi tenete presente che sarà stata su 1,40 come altezza, e poi le gambe non reggevano neanche un granché. Poi vive anche a lungo, però seguita dal fratello. Ecco. Altre domande? No, niente? Bene, allora ringraziamo tutti gli intervenuti e ci diamo appuntamento al prossimo anno. Io ringrazio tutte le classi che hanno lavorato tanto, ringrazio i colleghi che sono stati fantastici come sempre, e quindi al prossimo anno e alla 23ª giornata Bassani. Grazie soprattutto ai nostri relatori, alla loro disponibilità.
grande professionalità, grazie davvero.